Montella. Föller indovina il cambio a inizio ripresa, la Roma sale sull'aeroplano della vittoria proprio nel momento in cui era maggiormente in difficoltà. Oro colato il gol di Montella per la Roma, anche perché neutralizza il danno che poteva derivare dal comportamento di Cassano, che è andato a cercarsi l'espulsione con una grave mancanza di autocontrollo. Nella sconfitta della Fiorentina pesa l'ingenuità di Viali, anche la scarsa incisività a inizio ripresa quando la Roma ha un po' sbandato. Andiamo a vedere le immagini salienti nel montaggio di Gianni Giuliani. Sei allenatori debuttanti nella nuova Serie A, l'unico straniero è Föller, che 17 anni fa debuttava nel campionato italiano come centravanti della Roma. L'omaggio di Totti a nome della squadra a un giovane tifoso che non c'è più, Andrea Giampieri, di Civita Castellana, aveva 17 anni. Fiorentina scortata da migliaia di tifosi all'Olimpico per questo ritorno in Serie A dopo 2 anni, ma guardate cosa accade dopo 12 minuti. Guifalusi, Viali, ingenuo, tiene per la maglia Totti che stava andando via, ineccepibile la decisione di Dondarini, cartellino rosso. Sbaglia l'appoggio d'esterno Viali e poi trattiene vistosamente Totti. Dunque Fiorentina in 10, prova Totti su punizione, risponde l'ex romanista Lupatelli, poi non è incisivo a centro area per Rotta. Rischia Dainelli il calcio di rigore per questo intervento, disinteressandosi della palla su Totti. Poi sfortunato Riganò al suo debutto in Serie A, problemi muscolari, viene sostituito da Piangerelli. Mondonico ridisegna un po' la Fiorentina. Deviazione splendida di Cassano al volo su punizione di Mancini. Poi Mexesse, fuorigioco non punibile di Totti, ottimo il controllo di Cassano, sinistro, ma Lupatelli alla grande. Poca Fiorentina in attacco nel primo tempo, il tentativo di Niccoli da fermo. Primo minuto di recupero, c'è un intervento, un contatto tra Chiellini e Cassano. Chiellini accusa Cassano di simulazione e Cassano gli mette una mano in faccia. Dondarini non può fare altro che tirare fuori il rosso per Cassano. Mancanza di autocontrollo da parte del talento di Bari Vecchia. All'inizio della ripresa in campo Montella per Candelà e Portiglio per Jorgensen. Prova Niccoli dopo il precedente tentativo di Totti, bravo Pelizzoli a recuperare la posizione. E poi Maresca, Portiglio, sembra fatta, ma è bravo e fortunato Mexes, guardate come è riuscito a deviare in angolo sfiorando il palo. Ottavo minuto, De Rossi, un'occhiata a Montella, lo scatto di Montella che brucia Dainelli, vede l'uscita di Lupatelli, sinistro felpato, e sembra dire ai tifosi Montella: sono io la Roma in questo momento. Si è parlato troppo poco di Montella nel precampionato della Roma, gol da fuori classe qual è Montella, ma grande anche il lancio di De Rossi. Poi Totti, contatto con Ariatti, c'è il cartellino giallo per simulazione nei confronti di Totti che rimane con la gamba sinistra rigida, c'è il contatto fra la destra di Ariatti e la destra di Totti. Triangolo Montella-Aquilani, Aquilani che ha sostituito De Rossi, bravo Lupatelli aiutato poi da Ariatti. Piangerelli per la Fiorentina, Pelizzoli chiude bene sul primo palo. Aquilani ha personalità, più volte tirato, qui una deviazione di Dainelli che rischia l'autogol. Fasi finali, sembra rassegnato Mondonico. Minuti di recupero, Niccoli per Fontana in acrobazia, ma c'è il fuorigioco. Vince la Roma e naturalmente il primo sorriso di Föller, il primo grazie per Montella. È tutto dall'Olimpico, lì nello studio. E in effetti sì, è stata una partita entusiasmante in un caleidoscopio vero e proprio di emozioni. E pensare che di errori in 7 gol i reparti difensivi non ne hanno commessi, magari qualche sbavatura individuale. Bravi i marcatori, Montella ha ricordato 3 gol e neo cannoniere su tutti. Grande prova del Messina, fatta non soltanto di cuore e volontà, ma anche di tattica, perché la squadra di Mutti gioca bene e se ne è accorta benissimo la Roma. Quest'oggi una Roma che è riuscita a rimontare, una grande squadra insomma non può rimontare, vincere fuori casa 3-2, d'accordo a farsi raggiungere, ma non si può fare battere, questo è il problema della squadra di Föller. E andiamo a vedere allora il racconto di questa lunga entusiasmante partita. Stadio stracolmo e terreno pesantissimo per il ritorno della Serie A a Messina con il debutto del nuovissimo stadio San Filippo. E la squadra di Mutti asseconda subito l'entusiasmo dei propri tifosi, costringendo la Roma in difesa. Dopo il tiro di Donati, punizione di Parisi, palla deviata e comoda parata di Pelizzoli. Al 19° traversone di Zoro dalla destra, Mexes affossa Zampagna prima di allargare le braccia e Collina fischia il rigore. Sul dischetto va Parisi che è impeccabile, manda Pelizzoli di qua e pallone di là. È il 21° Messina 1, Roma 0. Ma qui si inceppano i giallorossi di casa perdendo in precisione, freschezza e aggressività. E la Roma ne approfitta. Montella
riesce a toccare verso Candelà, tiro magari non decisissimo e Storari mette in angolo. Batte Candelà, testa di Panucci e palla a fil di palo. È il 34esimo. Insiste la Roma. Ferrari per il cross di Cuffré. Ottimo stacco di Mancini per Corvia che tocca a Montella, raso terra velenoso e la palla è in rete. Al 35esimo Messina 1, Roma 1, l'entusiasmo di Montella. Il Messina si scuote, termina bene il primo tempo e comincia tutta la ripresa. Zoro, il migliore dei suoi, cross dalla destra, girata di Zampagna, Pelizzoli devia sul palo, arriva Sullo ed è il nuovo vantaggio. Al primo minuto Messina 2, Roma 1. Pronta la reazione della Roma, sempre con Montella imbeccato in area, ma Storari risponde da campione. Tenta di scuotersi in Messina, c'è un tentativo di Parisi appena entrato in area a fil di palo. Riparte la Roma con Mancini, palla a Montella che si accentra, gran sinistro imparabile alle spalle di Storari. È il 19esimo, Messina 2, Roma 2. Subisce il colpo il Messina, c'è una punizione di Panucci, torre di Mido appena entrato per Corvia, a Montella, tocco di destro e rete al 23esimo, vantaggio romano, Messina 2, Roma 3. Poi Montella, sofferente a un fianco, è costretto ad uscire, del resto sembra fatta per la squadra di Föller, ma il Messina trova chissà dove le energie per tentare di non perdere la partita. Punizione di Parisi, la palla schizza in area, arriva Giampa al volo e Pelizzoli è battuto. È il 29esimo e l'entusiasmante 3-3. Adesso è la Roma a vacillare e Parisi tenta subito di approfittarne. Gran sinistro, respinta d'istinto di Pelizzoli. Ancora Messina con Zanchi. La palla arriva a Zoro, tutto sulla destra, poi a Iliev. Taglio straordinario per Zampagna. Controllo in corsa e pallonetto imperiale con palla di nuovo in rete. Al 33esimo Messina 4, Roma 3. È quasi incredibile l'entusiasmo di Zampagna e questo gol occorre rivederlo. Eccolo qui. Grandissimo pallonetto, degno di un campione. Poi Messina riesce a controllare fino alla fine gli assalti del Roma e proprio negli ultimi secondi di recupero Iliev approfitta di un errore di Ferrari, ma la troppa sicurezza lo tradisce con Pelizzoli che può salvare questa volta la propria porta. Ecco, vediamo. Pelizzoli riesce a fermare Iliev. E termina qui la partita. Messina batte Roma 4-3. È una vittoria destinata ad essere scritta nella piccola storia della squadra del presidente Francia. Lì dallo studio. Dello stadio olimpico, il ferimento di Frisk, la sconfitta a tavolino, le prossime due partite in Champions League che la Roma dovrà giocare a porte chiuse, poi la polemica tra Totti e Capello, la squalifica poi ridotta di Cassano e la sconfitta in campionato con il Messina. Arriva comunque Zeman, come diceva Mazzola, vediamo come è stato accolto dallo stadio olimpico. Fotografi che sono stati un po' tutti quanti per lui, anche qualche striscione dei tifosi giallorossi che lo ricordano con affetto. La Roma va subito in avanti con Panucci, ruba palla, dalla destra fa partire un cross sul quale si avventa di testa Cassano, fuori di un metro il suo tiro, possiamo rivedere anche nel replay di quanto è uscita la palla. Risponde il Lecce, Boginov si libera, si prepara al tiro di sinistro e pallone che va sul palo. Anche di questa occasione possiamo rivedere il replay di questa grande occasione per gli ospiti e la preoccupazione di Rudi Feller. Ancora Panucci sulla destra per Montella, Diamutene si salva in calcio d'angolo, poi dalla bandierina Totti per la testa di Panucci, Panucci che colpisce bene la palla, che va sulla traversa di poco, si arrabbia il difensore. In affanno la difesa della Roma, Cassetti sulla sinistra, un cross pericoloso, si salva così il reparto arretrato. Un minuto più tardi sarà la testa di De Rossi e poi Panucci a mandare in calcio d'angolo. Ma al 20esimo la Roma pareggia il conto dei legni con la traversa che si oppone al tiro di Montella. Totti vede i compagni in fuorigioco e allora ci prova da circa 45 metri. Sicignano si salva con la spalla. Dal calcio d'angolo un pallone per Montella affrontato in area da Rullo. L'intervento del difensore leccese viene considerato regolare dall'arbitro Bertini. Qui vediamo il replay. 40esimo, Lecce in vantaggio, Cassetti fa tutto da solo, non trova difficoltà a superare gli avversari, a far partire il suo destro sul palo proprio coperto da Pelizzoli. Roma sbilanciata, intanto rivediamo il gol. Al 44esimo Bertini invece non ha dubbi a concedere il calcio di rigore per questo intervento di Ledesma su Cassano. Eccolo, dal dischetto si prepara Totti, ma il capitano con troppa sufficienza calcia il cucchiaio. Sicignano rimane fermo ed il pallone
arriva tra le sue braccia. Si chiude così il primo tempo con il Lecce in vantaggio. Andiamo allora alla ripresa con le immagini di Mattei, montate da Federico Mattei. Lecce subito pericoloso, facile di Bielanovic su Ferrari, tiro che colpisce l'incrocio dei pali. Terzo, tre minuti dopo, il cross di Božinov e Cufré, che si salva miracolosamente su Bielanovic. Al nono la Roma reagisce, Montella, ottimo lancio per Cassano e splendida conclusione di destro dell'attaccante Varese, che pareggia 1-1. Vediamo anche in questa occasione lo splendido tocco di esterno destro. Esce Montella, entra Mido, il Lecce non si ferma, Božinov pescato in area, posizione regolare, pallonetto che scavalca Pelizzoli. Il Lecce è di nuovo in vantaggio. Rivediamo lo splendido pallonetto del numero 10 del Lecce. Entra Mancini per Aquilani, poi al 22esimo infortunio di Božinov per questo intervento di Ferrari. Božinov sarà costretto ad essere sostituito da Conan. Capovolgimento di fronte, azione di Mido sulla sinistra, pallone fin troppo facile da mettere in gol per Mancini. Un gol, siamo sul 2-2, che nasce proprio dai due cambi di Rudi Feller. Candelà per Panucci, terzo cambio per Feller, Roma in attacco nel finale, ma il risultato non cambia. Linea allo studio. Roma presa a pallate al Dall'Ara da un Bologna praticamente perfetto. A fine partita, annuncio shock del DS. Con il gesto di dimissioni assumersi le responsabilità, quello non è certo Feller. Poco da dire sul match, la Roma non c'è, il Bologna gioca a memoria. Quinto, intesa Nervo, Locatelli, Megni. La Roma intuisce che sarà serata complicata. 22esimo, Totti ruba palla e porge assist a Cassano. Rimedia con bravura Pagliuca. Mazzone in panchina offre spettacolo. 33esimo, Locatelli, gioco di prestigio per Cipriani, 2-0. 37esimo, ancora Locatelli e con gli assist siamo arrivati a 3. Per Megni, il francesino, 20 anni, fa impazzire il Dall'Ara. C'era anche tutta la mia famiglia in tribuna, quindi sono contento per loro e poi per tutta la gente e tutta la squadra. 39esimo, la Roma è alle corde. È da rigore l'intervento di Cufré su Cipriani. A sorpresa, Pieri estrae il secondo cartellino giallo per simulazione. Bologna in 10. La squadra ha disputato un'ottima gara, ci ha messo tutto quello che poteva metterci. E dire che alla fine del primo tempo eravamo tutti molto soddisfatti. Quinto della ripresa, Bologna in 9, secondo giallo anche per Zagorakis. La Roma riesce solo ad accorciare le distanze con Siduro di Totti, poi anche una paratona di Pagliuca su Montelle, infine un palo colpito da Mido. Roma imbarazzante per il Bologna di Carletto Mazzone, solo elogi. Mi sa che stasera le tocca fare i complimenti a tutti, ma proprio a tutti. Sì, sì, già glielo fa. Palermo dunque con... Lo Stadio Olimpico riaccende le luci per ospitare il posticipo della quinta giornata. Si affrontano Roma e Inter, reduci da due prestazioni di segno opposto nel mercoledì di Coppa. Vincenti nerazzurri, perdenti giallorossi, sulla cui panchina debutta questa sera il quarto tecnico di questo tribolato inizio di stagione. Gigi Del Neri arriva dopo Prandelli, Föller e Selle, si affida al modulo a lui più caro, il 4-4-2 in cui Totti, 99 gol in Serie A, sta alle spalle di Cassano e Montella. A centrocampo c'è Perrotta e Nondacur. In difesa Mexes vince il ballottaggio con Dellas. Sulla sponda interista Roberto Mancini, che ritorna nello stadio delle sue più recenti esperienze come giocatore e come tecnico, risponderà a Recoba, che forma con Martins e Adriano un tridente sulla carta esplosivo. Davids è ancora fuori, gioca Cambiasso, mentre Javier Zanetti prende il posto a sinistra dell'infortunato Favalli. Sono circa 65.000 gli spettatori sugli spalti per questa partita, che alla luce degli schieramenti decisamente offensivi delle due squadre dovrebbe offrire molto sul piano delle emozioni e dello spettacolo. Il primo tentativo vanificato da Pelizzoli e dell'Inter, ma la risposta di Cassano, volé alato, non si fa attendere. Cercano il fraseggio i nerazzurri, il pressing al contrario i giallorossi, ma questi sono soltanto fuocherelli. Il primo incendio vero e proprio della Roma, che va in gol quando sono passati appena 8 minuti grazie alla sbadataggine difensiva dell'Inter, ma soprattutto grazie alla lucida determinazione di Vincenzo Montella, che stoppa di petto e tira di sinistro e batte Toldo, realizzando così il suo quinto gol in questo campionato. Esplode l'Olimpico, ma la reazione nerazzurra, mentre rivediamo ancora la splendida esecuzione di Montella, non si fa attendere.
Martins crea lo scompiglio all'interno dell'area avversaria, Ferrari lo blocca con un intervento duro che secondo Mancini andrebbe punito con il calcio di rigore, ma per Bertini è tutto regolare e mentre rivediamo l'azione si può dunque proseguire. Il gol giallorosso produce una logica conseguenza tattica, la Roma, qui vediamo il tiro alto di Cassano, ha spazi invitanti dove affondare il contropiede. L'Inter al contrario deve fare i conti con una difesa ben chiusa e con spazi decisamente angusti. Qui Martins cerca di incornare a rete il traversone dalla destra di Recoba. Ci prova anche dalla distanza la squadra di Mancini, ma la stangata di Dejan Stankovic è troppo centrale per impensierire Pelizzoli. Rivediamo il destro dell'ex centrocampista della Lazio. L'Inter vuole arrivare assolutamente al pareggio. Ci prova anche Recoba che parte da tre quarti campo e poi cerca la porta con un violento tiro di sinistro. Mancini sbaglia l'alzo. Se n'è andata nel frattempo la prima metà del tempo. Al sinistro di Recoba risponde subito dopo Totti con il destro su calcio di punizione. Anche qui il tiro è violento e Toldo ci mette la punta delle dita per alzare sopra la traversa e deviare quindi in calcio d'angolo. Gli attacchi comunque sono dell'Inter. Il contropiede della Roma che poco dopo la mezz'ora sfrutta male una situazione vantaggiosa con i difensori nerazzurri in chiara inferiorità numerica. Intanto Martins, colpito duro da De Rossi, rimane a terra dolorante. Rivediamo ancora l'entrata del giovane centrocampista giallorosso. Il nigeriano continua ancora per onor di firma, poi Mancini lo sostituisce con Davids quando siamo praticamente al termine del primo tempo. Ma in pieno recupero l'Inter pareggia, Recoba calibra un cross insidiosissimo dalla sinistra e i difensori romanisti ignorano del tutto Esteban Cambiasso che solissimo può battere di testa Pelizzoli per quello che è il gol del pareggio dell'Inter eppure il suo primo centro in campionato in maglia nerazzurra. E non è finita perché lo stesso centrocampista argentino rischia di vanificare tutto poco dopo con questo intervento su Mancini che Bertini giudica però regolare. Inizia la ripresa, nella Roma non c'è più Panucci, allora Del Neri mette Dellas in mezzo ed è fila destra Mexessa, ma è l'Inter a rendersi subito pericolosa con Veron che prova dalla distanza a scaldare le mani a Pelizzoli. La risposta della Roma è immediata. Perrotto è costretto ad andare al tiro aspettando il movimento delle punte, il pallonetto che ne viene fuori per una deviazione rischia di far male a Toldo. E invece l'Inter a fare malissimo a Pelizzoli con un gol fortunoso sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Recoba. Veron defilato, batte di volée, Mexès involontariamente ci mette lo zampino e l'11 di Mancini ribalta la situazione che l'aveva vista in svantaggio per quasi tutto il primo tempo. E vediamo ancora la deviazione e il gol. La Roma è allo sbando, l'Inter gioca sul velluto. Adriano e Stankovic preparano il terreno a Recoba che supera di slancio Mexès e batte Pelizzoli con una bordata micidiale che si insacca all'incrocio dei pali alla destra del portiere romanista. Per il Cino è questo il secondo gol che rivediamo dopo quello di Bergamo. Ma questa è Roma-Inter, la partita che sempre regala gioco, gol, spettacolo ed emozioni. E Totti su calcio di punizione toglie la ragnatela dal 7 alla destra di Toldo e può finalmente tagliare il traguardo delle 100 reti in Serie A, una perfetta esecuzione dal punto di vista balistico, imparabile per il numero uno nerazzurro. E vediamo ancora questa traiettoria micidiale. A mezz'ora dalla fine finisce la partita di Antonio Cassano, esce contrariato tra i fischi, al suo posto Del Neri inserisce Mido. Ma la Roma dopo il gol di Totti sembra essere rinata. Il capitano è galvanizzato e prova ancora la conclusione dalla distanza. Toldo questa volta non si fa sorprendere. La partita è bellissima, entusiasmante. Adriano si fa vedere con una sontuosa iniziativa personale. La sua insolita conclusione col destro costringe Pelizzoli ad una grande parata nell'angolino basso. A metà ripresa esce Montella dentro Dacour e Totti fa così la seconda punta. E poco prima della mezz'ora la Roma pareggia. Punizione da lontano per la testa di Della, scorrezione di Mido e De Rossi scarica il pallone e tutta la sua rabbia alle spalle di Toldo. Esplode a questo punto l'Olimpico, esplode di gioia mentre i tifosi interisti si rammaricano per l'ennesima distrazione della difesa della loro squadra. L'Inter cerca di ritornare al comando. Adriano su punizione fa partire un missile che a 142 all'ora finisce di poco alto sopra la traversa. Ma che brividi per i tifosi giallorossi. A questo punto cambia anche Mancini per dare più copertura a centrocampo. Cristiano Zanetti rileva Dejan Stankovic mentre Cruz sostituisce Recoba. L'ultimo acuto che stiamo per vedere è di Burdisso che si fa anticipare al momento di battere a rete nel vivo dell'area di rigore avversaria. Ed è questo l'ultimo episodio di una gara intensissima, splendida, che finisce 3-3 nel pieno rispetto delle caratteristiche di due squadre votate al gioco d'attacco. Francesco, ti posso rubare proprio una battuta per 90 minuti? Il giorno dopo a Trigoria continua il silenzio stampa della Roma, bocche cucite prima dell'allenamento mattutino.
La Roma non parla, ma sotto sotto si gode la prima vittoria in trasferta della stagione, la prima anche di Del Neri e per giunta senza prendere gol. Mica male sotto questo aspetto. Torniamo a ieri. A Livorno la Roma ha sufficientemente corsa e flessibilità tattica che le consentono spesso di abbozzare addirittura un 4-2-4 con Mancini in profondità. E l'1-0 giallorosso, propiziato da Montella e firmato da Totti, è il brindisi a una partenza apprezzabile, fino alla sospensione di gara da parte di Morganti per una bufera di pioggia. Il Livorno, in coda alla classifica, è però tipo di squadra che aggredisce e costruisce anche con lucidità. E siccome non c'è Pelizzoli per un risentimento muscolare all'inguine, a proposito non partirà per Leverkusen insieme a Dacour, tocca a Zotti esaltarsi. I giallorossi devono migliorare movimenti e posizioni senza possesso palla e in difesa, ma se poi trovi le genialità di Cassano o il raddoppio di Montella, da ieri in cima alla classifica dei bomber in attività insieme a Vieri, allora anche la fascia di capitano concessa poi al genietto di Bari e gli abbracci e baci con Del Neri dimostrano che il gruppo è compatto. E per Colomba sicuramente sarà decisiva la prossima gara contro il Bologna. Non abbiamo certo demeritato. Abbiamo proposto gioco, abbiamo proposto occasioni da gol, abbiamo contrastato efficacemente dei campioni che poi sono campioni soprattutto nel contropiede. Abbiamo proposto buone cose, secondo me, non da ultimo posto, senz'altro. Totti monumentale, Palermo sempre bravo in trasferta sui campi difficili, Del Neri sergente di ferro ai limiti dell'autolesionismo, Guidolin che attrezza una squadra abile nel rompere il gioco e creare pericoli alle difese. Tirate le somme ed avrete il pareggio dell'Olimpico. Si comincia con la Roma blindata del 4-4-2 con Cassano esiliato che deve ritrovare la condizione fisica, come se gli altri, Totti escluso, fossero pronti per la maratona o il decathlon. Il gol di Montella in avvio è chiaramente in fuorigioco, mentre Toni, fino al quarto d'ora, mette in apprensione la difesa giallorossa a costo di rimetterci anche la propria testa. Una difesa giallorossa dove Panucci non c'è perché discute con Del Neri e che vede Zotti attento sulla conclusione dalla distanza siderale di Zaccardo, uno che all'Olimpico cerca sempre il gol. Al quarto d'ora uno dei pochi errori di Totti che non riesce a servire Montella per un assist coi fiocchi. Del Neri chiede a Mancini di tornare a destra con Perrotta dall'altra parte, almeno così uno solo è fuori ruolo. La decisione galvanizza i due che su azione d'angolo costruiscono la prima vera palla gol della Roma con Guardalben abilissimo alla risposta. Non lo è altrettanto Mexès sul dribbling secco di Toni al 32esimo e lo è ancora meno Zotti che abbocca al movimento tattico sulla punizione di Grosso, finendo battuto sul tiro forte ma non certo irresistibile deviato anche da Cufré. Del Neri, vulcanico in panchina, mette Mido e toglie Perrotta con tanti saluti al 4-4-2, ma la Roma è solo Totti. La punizione al 39esimo è fermata da Guardalben con attenzione, quella allo scadere da un doppio palo che sfida le leggi della fisica e anche quelle della Iella. In avvio di ripresa Sartor sbaglia, ma Mexès chiude bene su Toni. Non lo fa altrettanto Grosso sull'affondo di Montella all'11esimo. Gli frana addosso ed è rigore. Il conciliabolo Trefoloni Papi tranquillizza il fischietto sul fuorigioco di Montella, non segnalato dall'assistente. Un fuorigioco difficile da scovare anche alla moviola. Il capitano giallorosso non rischia il cucchiaio e di potenza fa 1-1. Al 21esimo Corini, impeccabile come al solito, cerca Toni ma il centrovanti non trova la porta. Al 24esimo Mido prova a mettere paura alla difesa del Palermo, ma prima Guardalben e poi, sul cross di Mancini, la mira dell'egiziano lasciano tutto come prima. È bravo poi Zotti al 28esimo sul bel destro di Mutarelli, mentre l'estremo difensore giallorosso con Cufré sventa la minaccia di Farias entrato per Brienza. L'inerzia della gara è convogliata sul pareggio. Del resto, quando solo Totti, anche se nervoso, fa la differenza, col Palermo non si può pretendere molto di più. Di Trezeguet, modulo 4-4-2, con Appia al centrocampo al fianco di Emerson e con in attacco Del Piero e Ibrahimovic. Nella Roma, priva di Pelizzoli, Panucci, Chivu, Candelà, Tommasi e De Rossi, mancano anche Dacour e Mancini. Modulo 3-4-2-1 con Ferrari e Aquilani. Bacio augurale Totti-Cassano e con il montaggio di Franco Marzella e Maurizio Ruggeri andiamo al sesto minuto. Si gioca sotto ritmo, anche a causa del fastidio costante della pioggia. Si vede più Cassano che Totti e qui è Mexès a pescare Montella, fermato da Buffon. Sartor sulla fascia destra della Roma si batte con vigore, ma si trova spesso uno contro due davanti a Zambrotta e Nedved. Cross del ceco e tiro alto di Ibrahimovic, contrariato dall'esecuzione.
è proprio Zambrotta il motore della Juventus. Si cercano gli esterni, Zambrotta per Camoranesi. L'attacco sul fronte sinistro è il motivo chiave della manovra bianconera. I centrocampisti non aiutano Sartor, sempre Zambrotta al cross, tiro di Camoranesi e poi rovesciata di Emerson. Al 31esimo la Juventus si porta in vantaggio. Nedved, solito Zambrotta, poi qui emerge l'importanza di Ibrahimovic in fase di impostazione. Tocco delizioso per Camoranesi, Del Piero e De Gaulle. Il terzo in due partite dopo la doppietta di Siena. Al 40esimo Ibrahimovic stacca benissimo di testa, ma Collina annulla giustamente il gol per fuorigioco. E la rabbia dello svedese che pensava ad un fallo. Al 46esimo finalmente il trio romanista. Cassano per Totti, rifinitura esemplare per Montella, tiro e straordinaria parata d'istinto di Buffon che alza in corner. Poi, sempre nel recupero, punizione per la Roma. Conclusione ad effetto di Totti e palla di poco a lato, alla destra di Buffon. La mimica, che è tutta un programma, di Cassano. E nel secondo tempo entra Mancini al posto di Sartor. Del Neri opta per il 4-3-1-2, con Mexès, difensore destro, alle spalle di Mancini. Per quasi un quarto d'ora non succede praticamente nulla, fino a quando è proprio Mancini a mettersi in luce. Assist di Montella per il brasiliano ed eccezionale salvataggio difensivo di Thuram che allontana il pallone. Al 19esimo tegola per la Juventus. Su questo allungo salta l'adduttore sinistro dell'ex Zebinà ed entra in campo poco dopo Pessotto. Il ritmo è sempre blando, lo spettacolo latita e vale la pena allora soffermarsi sui dettagli. Qui il blocco di Ibrahimovic apre la strada al tiro di Camoranesi. Al 27esimo esce Del Piero, sostituito da Zalajeta. Al 29esimo si chiude la partita ed è proprio l'uruguaiano, come a Udine, ad entrare e segnare. Attenzione a Ferrari, che viene tradito dal tocco di Cuffré e favorisce l'avversario. 2-0 e terzo gol in campionato di Zalajeta. Proteste giallorosse e motivi che spiegheremo dopo con Marco Civoli. Totti riesce a diventare protagonista solo nei calci da fermo, come questo con Buffon che sta a guardare. Gol comunque sfiorato. La Roma a centrocampo è senza De Rossi e Dacour, a Perrotta acciaccato e non può chiedere miracoli ad Aquilani. Cassano qui trova la misura dell'assist per Montella, che tira fuori. Al 43esimo secondo cartellino giallo per Emerson, dopo un fallo su Cassano e quindi espulsione del brasiliano. Ecco il cartellino rosso di Collina. Poco dopo, in 11 contro 10, mischia in area bianconera e dell'asse si viene a trovare solo davanti alla porta, ma neanche stavolta la Roma riesce a segnare. Nel giro di pochi secondi la Roma finalmente si scuote. Giravolta di Montella e rifinitura per Cassano, che tenta la spaccata senza esito. E gli episodi della partita finiscono qui. Roma valanga su un Cagliari frastornato. Del Neri rispolvera con successo il 4-4-2. La prima rete nasce dopo due minuti da un angolo e dal colpo di testa del difensore greco Dellas. Poi l'arbitro Rosetti assegna un rigore alla Roma dopo un contatto tra Beg e De Rossi. Lo calcia Totti ed è già 2-0 al sesto. Il Cagliari resta a guardare per mezz'ora è fuori partita, fin quando un gran tiro di Suazo trova in grave ritardo il portiere Zotti, una rete pesante che potrebbe riaprire la partita. Ma la squadra di Arrigoni, poco supportata oggi da Zola ed Esposito, rischia ancora di subire alla fine del primo tempo. Del Neri nella ripresa inserisce subito Montella al posto di Cassano. Il Cagliari ha lo spunto migliore sempre con Suazo, ma non c'è intesa con i compagni. E la Roma con Totti trova un altro rigore dopo un contrasto con Brambilla, ma questa volta il capitano giallorosso calcia sul palo. L'errore non disorienta la squadra di Del Neri. Passato il quarto d'ora della ripresa, con Perrotta arriva il 3-1 che chiude la gara, ma non il punteggio. È infatti di Montella il gran finale, quando scarica il sinistro su assist di Mancini e poi la doppietta che vale il 5-1 dopo una punizione di Totti respinta corta da Kadergiannakis. La Roma ritrova punti, gol e vittoria davanti a un pubblico che ha fischiato dopo la sconfitta di giovedì scorso con la Juventus. Il Cagliari formato trasferta è invece molto da rivedere. La
Lo stadio Meazza in San Siro Milano è il teatro dell'ultima rappresentazione della 10ª giornata di campionato. Si affrontano nel posticipo Milan e Roma, i cui obiettivi si sovrappongono. Entrambi puntano alla vittoria, ma diverse sono le motivazioni. I rossoneri vogliono approfittare in maniera completa del passo falso della Juve. I giallorossi cercano quel successo che li lancerebbe al terzo posto. Ancelotti, che non ha Stam e Inzaghi, ritorna alle due punte affiancando Thomasson all'inossidabile Shevchenko. Sulla sinistra c'è Pancaro al posto di Calazze. Del Neri, che ha rinunciato a Cassano, messo fuori rosa di comune accordo con la società, recupera Montella, ritrova Pelizzoli e rilancia Del Vecchio quale esterno sinistro nel 4-4-2. Fa molto freddo e il Milan prova subito a scaldare gli animi degli 80.000 sugli spalti. Kakà buca la difesa, penetra in area, ma al momento di tirare perde l'attimo buono, permettendo a Matteo Ferrari di recuperare in extremis. La Roma sta sulle sue, i rossoneri giocano in maniera disinvolta, con la consapevolezza di essere forti. Sbarcato da Pirlo, Cafu mette in mezzo un pallone che non è né un tiro né un cross, mentre Thomasson è liberissimo in area. Tra i giallorossi, come detto, c'è Montella, recuperato dopo l'infortunio patito in occasione del gol rifilato al Bayer Leverkusen. Prova a far tutto da solo, stacca Pirlo sullo scatto, si incunea tra Nesta e Maldini, ma poi di destro spara alto. Tutto ciò nei primi 5 minuti, un minuto dopo è già gol. L'autore, superfluo a chiederlo, è il solito Andriy Shevchenko, che pescato da un preciso cross di Cafu dalla destra mette il pallone di testa alle spalle di Pelizzoli. Settimo gol in campionato per l'ucraino, il terzo consecutivo nello spazio di 8 giorni, l'ottavo rifilato ai giallorossi in 12 partite. Stordita dal colpo a freddo, la squadra di Del Neri subisce l'aggressività dei rossoneri e patisce la lentezza dei suoi centrali. Maldini va in quota e manca il raddoppio di testa. Quindi Thomasson, innescato da un preciso suggerimento rasoterra di Seedorf, entra in area, prende la mira, ma il suo diagonale incrociato è decisamente impreciso. Così come impreciso, altissimo per la precisione, è il destro di Shevchenko dopo l'ennesima percussione del pendolino Cafu sul suo binario preferito. E allora Del Neri prova a correre ai ripari, toglie da quella parte Del Vecchio, che non le manda certamente a dire all'allenatore siamo appena al 20° minuto, e getta nella mischia il giovane De Martino, spostando Mancini sulla sinistra. La Roma annichilita prova ad uscire dal guscio e lo fa con un colpo di testa di Dellas sugli sviluppi di un corner che Montella vorrebbe deviare, ma che Dida para facilmente. Ma riprende a macinare gioco il Milan, perché la Roma è assente e ingiustificata. Thomasson ha più di un'occasione per mettere in buca la palla del 2-0, ma trova sempre sulla sua strada l'opportuna e decisiva deviazione in extremis di chi riesce a mettere un tappo alle continue falle difensive della squadra giallorossa. Nella parte finale del tempo il Milan tira un po' il fiato, ma la Roma non riesce ad approfittarne e la sua produzione di calcio offensivo si limita a qualche sporadica e sbilenca conclusione dalla distanza, e sull'1-0 finisce il tempo. All'inizio ripresa ci sono due novità, una per parte: Mexès al posto di Dellas nella difesa giallorossa, Crespo al posto di Shevchenko, problemi muscolari per l'ucraino, nell'attacco rossonero. Ma la novità più clamorosa è che la Roma arriva subito al pareggio grazie ad una percussione di Mancini sul binario lasciato incustodito da Cafu. Un rimpallo su Nesta libera Montella, che prima colpisce la traversa e quindi deposita dolcemente il pallone in fondo alla porta di Dida, realizzando così il suo nono gol in 10 partite, il 121° nella speciale classifica dei bomber in attività, che lo vede staccare Vieri di due lunghezze. Stavolta è il Milan ad essere colpito a freddo, ma prova subito a reagire con un'azione che chiama in causa i due ex laziali Pancaro e Crespo. Il primo effettua un cross col contagiri, il secondo prova la girata di testa, ma il prodotto finale è davvero scadente. Ma colui che in Argentina chiamano Valdanito si riabilita subito dopo con una precisa apertura che libera Cafu, il cui diagonale a pelo d'erba termina di poco a lato alla destra di Pelizzoli. A questo punto abbiamo superato il quarto d'ora, Ancelotti richiama Pancaro, inserisce Costa Curta e defila conseguentemente Maldini sulla sinistra. Quindi dà spazio a Rui Costa, che sostituisce Clarence Seedorf sulla sinistra del centrocampo. Il doppio cambio produce un tentativo di Gattuso, tiro troppo centrale di destro, come stiamo vedendo, sventato facilmente da Pelizzoli, e due brividi per la tifoseria rossonera, entrambi procurati da Mancini. Il brasiliano, in occasione del primo affondo, salta con una finta ubriacante Cafu, ma Costa Curta quasi involontariamente anticipa Montella. Sul susseguente calcio d'angolo battuto da Totti, Aquilani prova la volée, strangola il pallone e lo regala preziosamente a Mancini, che sbaglia clamorosamente l'impatto, mancando così il gol del 2-1 e rischiando pure la caviglia, come possiamo rivedere. È una Roma diversa rispetto a quella del primo tempo, e anche il Milan è diverso, perché al posto di Shevchenko c'è Hernan Crespo, che sembra essere ancora un lontano parente del campione ammirato nelle sue precedenti stagioni italiane. A poco più di 10 minuti dalla fine la Roma inserisce un altro debuttante, il baby Scurto, che prende il posto di Sartor, ma il Milan fatica ugualmente a prendere il sopravvento e ad esaltare gli illustri abitanti della tribuna d'onore.
Comunque Rui Costa, liberato da un sontuoso assist d'esterno destro di Kakà, stoppa all'interno dell'area giallorossa e tira di sinistro, ma il pallone finisce di pochissimo fuori alla sinistra di Pelizzoli. Rivediamo la bella giocata del portoghese che tiene i tifosi tutti col fiato sospeso. Ancora Rui Costa, il cui piede è caldissimo, spara di destro, diritto per dritto, verso l'incrocio dei pali. Il tiro è di precisione chirurgica, ma Pelizzoli si allunga e alza in calcio d'angolo. E anche questa conclusione merita il replay. Ma è l'ultimo episodio importante della partita che finisce 1-1. Il Milan fallisce così l'obiettivo di portarsi a meno 2 dalla Juventus e incappa ancora una volta nell'impietosa legge di San Siro, dove ha raccolto soltanto 9 punti in 6 partite. La Roma, ripresasi nel secondo tempo, conquista il terzo partito. Pareggio in trasferta e si porta a quota 13 punti in classifica. Roma riparte dal gran secondo tempo di San Siro, l'Udinese da 3 vittorie consecutive e dalla panchina numero 100 di Spalletti. Questi alcuni degli ingredienti della sfida dell'Olimpico. Gli altri in casa giallorossa sono più o meno i soliti. Cassano ancora in castigo, per Del Vecchio non c'è posto neanche in panchina, tanti giocatori indisponibili. In difesa torna Maxens dal primo minuto, a centrocampo continua l'esperimento di Mancini a sinistra con l'inserimento di Aquilani sull'altra corsia. Nell'Udinese rientra Muntari, in avanti confermato il duo di Aquilani di Michele. Udinese più vivace in questo avvio di partita con Pizarro che sfiora il pallo da destra di Pelizzoli. La Roma soffre, Del Neri inverte le fasce con Mancini a destra e Aquilani a sinistra. La Roma si vede sul finire del primo tempo, calcio d'angolo di Totti, Maxès sale in cielo e manda alto sopra la traversa. Risponde l'Udinese al minuto 41, bel destro di Pinzi dal limite, alto però sopra la traversa. Alla 43esimo l'Udinese sfiora il gol del vantaggio da Pizarro a Muntari, l'esterno sinistro del centrocampista ghanese scheggia l'incrocio di pari. Alla 45esimo Di Michele semina il panico in una traballante difesa giallorossa e si guadagna un'interessante punizione dal limite. Il destro di Iaquinta non perdona e si insacca all'accolino alla destra di Pelizzoli, tocca il pallone ma non riesce ad evitare la rete. Per il numero 9 bianconero è il secondo gol stagionale, il 24esimo in Serie A. Nella ripresa Del Neri gioca la carta del terzo attaccante dentro Mido al posto di Aquilani, stessi 11 invece per Spalletti. Il cambio fa bene ai giallorossi che si riversano subito in avanti alla ricerca del pareggio. Gran botta di Ferrotta, arriva Montella per la deviazione, Kroldrup salva tutto e si rifugia in calcio d'angolo. Passano 3 minuti e la Roma va ancora vicino al pareggio. Punizione di Mancini, il colpo di testa acrobatico di De Rossi finisce però alto sopra la traversa. L'Udinese c'è e risponde colpo su colpo. Al minuto 63 Di Michele va via in contropiede, salta mezza difesa avversaria, entra in area e viene messo giù da Sartor al momento della conclusione. Morganti non ha dubbi, rigore per l'Udinese ed espulsione del numero 7 giallorosso per chiara occasione da gol. Pizarro trasforma per il suo primo gol della stagione. La Roma in inferiorità numerica reagisce ma non è fortunata nelle conclusioni. Gran palo interno colpito da Totti, poi la palla esce. Grande occasione per il capitano giallorosso. L'Udinese però risponde, destro centrale di Michele, blocca a terra Ivan Pelizzoli senza problemi. Al minuto 69, 1-2 Mido per Rotte, il destro dell'ex centrocampista del Chievo è debole, facile preda di Morgan De Sanctis. Al minuto 72, grande giocata di Montella che si libera e lascia partire un gran sinistro a girare che sfiora l'incrocio dei pali. Al minuto 83 però l'Udinese sigla il terzo gol, Pizarro per Iaquinta che arriva al limite e lascia partire un gran destro che si infila all'incrocio dei pali per il numero 9 friulano, primo doppietto della stagione. Piove su Roma e sulla Roma che tra i fischi e i cori irrisori dei suoi tifosi viene umiliata da una grande Udinese, la quarta vittoria consecutiva che vola 18 punti in classifica per la Roma, quarta sconfitta stagionale, la prima tra le mura amiche. La bella prova contro il Milan è già un ricordo per i giallorossi. Credo che è stata una gara molto condizionata dalle pessime condizioni del terreno di gioco, non solo perché allentato ma veramente mancavano proprio delle zone di manto erboso. Questo ovviamente ha condizionato anche la prova di giocatori di qualità come Totti, come Montella, lo stesso Cassano oggi al rientro. Una Roma anche in emergenza in difesa e a parziale giustificazione di questa sconfitta, però ripeto, una Roma che continua a incassare gol e perde ancora e quindi si deve parlare di una Roma ancora in crisi. La regina invece tutto molto bene, ha ripetuto la gara contro la Juventus vincendo con grinta e quindi una vittoria che possiamo dire meritata. Regina che non aveva mai battuto la Roma al Granillo. Le immagini. Al Granillo arbitra Collina, sfida inedita tra Del Neri e Mazzarri. La prima conclusione della partita a rete è della Regina al 14esimo con Giuseppe Colucci e facile la parata di Pelizzoni. Un minuto dopo, bella azione, Nakamura su Colucci. Triangolazione con Bonazzoli, traversone di Colucci, non arriva Pelizzoli, il controcross dalla destra di Mesto dove stacca bene Bonazzoli per il vantaggio della regina al 15esimo, quarto gol stagionale di Bonazzoli. Andiamo a rivedere Bonazzoli che stacca bene su Scurto e porta in vantaggio la regina.
subito in salita la gara della squadra di Del Neri ed è senza esito la prima reazione giallorossa su questa punizione di Dotti, dove Mexes non stacca bene di testa. Poi al 34esimo, De Rossi, Totti, il colpo di tacco per Candelà, bel cross del francese, grande occasione per Cassano, lasciato libero in area Amaranto, ma colpisce, come vediamo, debole e poco angolato. Risponde la regina, traversone morbido di Mesto, si alza quanto può Bonazzoli ma non riesce a dare profondità al colpo di testa. Del Neri sembra piuttosto rassegnato e poi subito dopo anche Totti, quando dopo un tiro cross deviato non viene assegnato il calcio d'angolo dal guardialine Ivaldi, il corner era nettissimo. E si va a riposo e con le immagini montate da Pierluigi Bonelli passiamo al secondo tempo. Nella Roma subito in campo Aquilani al posto di De Rossi e si riprende con questo sinistro di Nakamura, subito in avvio, che esce. Al nono Bonazzoli, dove non c'è più erba, va via Ferrari, fuga, trova l'area, la conclusione, il tiro bloccato da Pellizzoni. Al 17esimo vera occasione per la Roma, lancio di Aquilani a vuoto De Rosa, ma Totti trova sulla sua strada un grande Sovietico. E andiamo al 21esimo, Pellizzoli al rinvio si fa rubare palla da Giuseppe Colucci che poi va a segno ma Collina annulla, sentiremo Carlo Longhi. Nei 5 minuti di recupero, regina in 10 per l'espulsione di Giacomo Tedesco per proteste, Roma che su cross di Aquilani con Cassano non trova poi la strada del pareggio al 95esimo. Finisce 1-0 per la regina, la linea Paola Ferrari. Sì, è una... Attenzione a Cassano, il cross, Montella, rete, rete Montella, Roma in vantaggio. Grandissimo gol, ma grandissima palla di Cassano che non va a esultare, ovviamente lui era molto arrabbiato il primo tempo, ha messo una palla sul secondo palo, Montella ha fatto il movimento giusto, prima sul centro, poi si è allargato e trovato solo di testa, battuto incredibilmente a Fortini, erano in 2-1, c'era anche Totti vicino. Batte Totti, Mancini non ci arriva, secondo palo, esce Fortini, Montella, rete, raddoppio della Roma, ancora Montella. E ancora Cassano che ha dato un assist strepitoso perché è arrivato con una, forse si è fatta un colpo male, è arrivato sul secondo palo, ha rimesso la palla al centro, veramente in questo caso ancora una volta tre giocatori soli sul secondo palo da parte della Roma, ancora una volta la difesa del Siena sicuramente posizionata male. Regolare, Cassano cerca l'assist, Totti, rete, Roma strepitosa. Cassano non ha fatto gol ma ha fatto tre sicuramente assist devastanti, in questo caso sicuramente bello il passaggio a Totti che ha fatto sì che il terzo gol chiudesse definitivamente la partita. Proteste per un presunto fuorigioco, tra poco avremo la possibilità di rivedere, cercare di capire se c'era o meno irregolarità nella posizione, ma resta comunque la grande giocata, il grande contropiede, la Roma oggi ha regalato lampi di calcio straordinario. Totti davanti al portiere, pallonetto, il cucchiaino di Totti ed è il gol del 4-0. Dovremmo mettere forse anche Totti per il migliore in campo, perché adesso però Cassano ancora una volta un assist delizioso. 4 assist, se non è record poco ci manca. Poco ci manca. E poi grandissimo gol di Totti che con una doppietta, risultato forse anche troppo pesante per un Siena che, come hai detto giustamente te, per un'ora ha tenuto sicuramente la partita. L'ultima partita della 14ª giornata mette di fronte allo Stadio Olimpico Roma e Sampdoria, reduci dai rispettivi successi con Siena e Parma. I giallorossi 16 punti tentano il sorpasso nei confronti dei blucerchiati 17 punti e cercano soprattutto di dare una chiara identità al loro campionato. Del Neri, nonostante le ottimistiche previsioni della vigilia, deve rinunciare ad Antonio Cassano e così si affidano un 4-4-2 che prevede l'arretramento di Cuffré sulla linea di difesa e l'inserimento di D'Agostino a centrocampo. In attacco ci sono Totti ad una sola lunghezza dai 106 gol giallorossi di Pruzzo e Montella che per la prima volta affronta la sua ex. Una sola novità anche tra i blucerchiati, dove Novellino schiera Castellini al posto dell'indisponibile Pavan. Doni è squalificato, mentre in attacco il 2 formato da Flacchi e da Bazzani e quest'ultimo insegue il gol dal 17 ottobre. È subito la Roma a fare la partita ed è subito Totti a cercare la porta di Antonioli, suo vecchio compagno nella stagione dello scudetto. Ma la sua volée, su invito dalla destra di Mancini, finisce fuori non di molto. E invece clamorosa la palla gol che la Samp costruisce subito per tutta risposta. Zenoni crossa dalla destra per Tonetto che va deciso col suo sinistro. L'esterno Mancino si coordina bene, spara forte ma non c'entra il bersaglio grosso come possiamo rivedere. La Samp dunque non si limita a guardare ma cerca di controbattere le offensive di una Roma che si affida ai suoi solisti per far male ad Antonioli. Esaltante questo spunto di Aquilani che salta tre avversari prima di concludere male a causa della scarsa coordinazione.
come lui in questa gara dai continui capovolgimenti e poi scarsamente preciso il capitano blu cerchiato Volpi, che sugli sviluppi di una respinta della difesa cerca il gol d'autore e trova invece la curva su dalle spalle di Pelizzoli. È una partita di calcio ma sembra una sfida ping pong con frequenti botte e risposta. Poco prima del quarto d'ora Totti ha la palla buona, ottima la sua girata dopo una confusa azione in area blu cerchiata, ma sontuosa la risposta di Antonioli protetto da Falcone nella sua parata in due tempi. La partita è sostanzialmente corretta ma Totti poco dopo la metà del tempo si rende autore di questo inutile fallo su Tonetto che Tombolini punisce giustamente con il giallo e che costringerà il capitano a saltare la prossima partita a Brescia. Intanto in ossequio a questo strano copione che propone con precisa alternanza gli attacchi dell'una e dell'altra squadra, Flachi scaglia verso la porta avversaria una palla rapinata da Bazzani ad Aquilani sulla quale Pelizzoli non rischia la presa come vediamo. Ci riprova ancora Totti all'inseguimento, come detto all'inizio, di Pruzzo e dell'ottavo centro in campionato, ma il suo destro violento è troppo largo e finisce quindi a lato. La risposta blu cerchiata non si fa attendere ed è una conclusione a lato di Palombo, che giunge dopo un ripetuto batti e ribatti in area giallorossa, in cui lo stesso centrocampista si vede ribattere dal muro romanista il primo tentativo. L'ultima occasione del primo tempo è per la squadra di Del Neri e trae ispirazione da un suggerimento di Totti per Perrotta, sul cui cross basso Montella, anticipato di disturbato da Castellini, non riesce a dare al pallone il colpo di grazia. Inizia la ripresa e il primo portiere ad essere impegnato è Pelizzoli, che si trova praticamente tra le mani un troppo preciso colpo di testa di Bazzani che anticipa Cufré sugli sviluppi di un corner di Flachi. Ma come nella prima parte del primo tempo è la Roma che cerca di fare la partita. Su corner di D'Agostino il pallone rimbalza pericolosamente in area blu cerchiata, lo manca Aquilani, lo doma Castellini a favore di Antonioli. Finisce poco prima del quarto d'ora la partita di D'Agostino, al suo posto Del Neri inserisce Corvia e il modulo è ora un 4-3-3. E subito dopo il cambio la Roma costruisce con Montella l'azione che sembra poter essere il preludio al break. L'aeroplanino decolla in area blu cerchiata, dribbla e controdribbla Pisano, poi termina a terra prima del tiro a causa di un invisibile ma probabile contatto con Antonioli. Per Tombolini non c'è fallo e si va avanti. A questo punto cambia anche Novellino, che richiama Diana in panchina e butta nella mischia il ghanese Dusei. Ma la Roma è ora un'altra Roma e Francesco Totti è a dir poco devastante. Inarrestabile la sua azione in dribbling che viene conclusa con un secco destro a pelo d'erba sul quale è decisivo con la sua parata Antonioli. Applausi per il capitano e per il portiere. Tra i due la sfida è aperta, sono i grandi protagonisti della partita e l'estremo difensore blu cerchiato si ripete poco dopo con una strepitosa parata su questo altro tentativo di Totti su calcio di punizione dalla distanza. Soffre la Sampdoria mentre rivediamo la parata di Antonioli e Novellino ne ridisegna lo schema inserendo Pagano che prende il posto di Tonetto e il nuovo entrato premia la scelta del tecnico realizzando il gol del vantaggio della sua squadra spedendo di testa alle spalle di Pelizzoli un cross dalla destra di Flachi corretto abilmente in acrobazia da Bazzani. Primo gol in Serie A per Pagano alla nona presenza nella massima serie. Ma la sua gioia viene subito spenta da Tombolini che tre minuti dopo il gol doriano punisce con il rigore una doppia trattenuta di Bazzani su Dellas e dello stesso Pagano su Corvia. Si rinnova dunque la sfida tra Totti e Antonioli, ma stavolta il capitano con una sventola dagli 11 metri non si lascia sfuggire la ghiotta occasione di battere il suo ex compagno di squadra e di raggiungere così Roberto Pruzzo a quota 106 reti nella classifica dei goleador giallorossi di tutti i tempi. Prima della fine cambiano ancora i due tecnici, Rossini per Bazzani, Candelà per Dellas, ma non cambia più il risultato perché Flachi in azione di contropiede centra in pieno la traversa della porta di Pelizzoli. Finisce così 1-1, un risultato che alla luce degli episodi accontenta e scontenta tutti. La Roma, che non vince in casa da oltre un mese, raggiunge il Chievo a quota 17 punti. La Samp agguanta il Messina sul gradino superiore a quota 18. A Brescia ricomincia la rincorsa della Roma, che torna alla vittoria con un pizzico di fortuna. Alla Rigamonti, padroni di casa con gli stessi 11 che hanno vinto a Reggio Calabria. Per il tecnico De Biasi nessun giocatore indisponibile. Squalificato il capitano Totti, Del Neri recupera in extremis Cassano, ma rinuncia al tridente con Corvia in panchina e Montella centravanti, in porta c'è Zotti. Al sesto Mancini inizia la sua giornata di grazia offrendo l'assist per Cassano che tocca di destro quasi a botta sicura, pallone che sfiora la traversa. All'undicesimo la risposta delle Brescia con il bel cross di Stankevičius che trova spazio sulla fascia destra e serve un ottimo pallone per Caracciolo, il colpo di testa è però impreciso. Le squadre si affrontano a viso aperto, al 19° Guana trova un varco nella tre quarti romanista e lascia partire un bel destro rasoterra. Zotti non ci arriva ma il pallone sfiora soltanto il palo.
Il Brescia sembra prevalere nei duelli a centrocampo e soprattutto sulla corsia di destra, ma al 24esimo la Roma confeziona un'altra palla gol. Mancini vola via in contropiede, serve sulla destra Montella, il cross è perfetto per Cassano che in mezza girata al volo chiama Castellazzi al grande intervento. Pregevole davvero la girata di Cassano, ma anche l'intervento del portiere bresciano. La Roma insiste al 28esimo e Montella a controllare bene in aria un pallone vagante e a girarlo subito di destro. Ancora Castellazzi devia in angolo. Alla mezz'ora la Roma perde per rotta per una contrattura del Neri rispolvera D'Agostino. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con qualche scintilla per un evidente errore di Dondarini sulla segnazione di un calcio di punizione e con Zotti praticamente inoperoso. Nessun cambio all'inizio della ripresa e le Brescia iniziare meglio, anche se della Roma la prima sortita in area che crea un po' di scompiglio. Il primo tiro in porta del secondo tempo arriva soltanto al nono minuto. Schopp tocca bene all'indietro con il petto per la corrente Milanetto. Botta potente ma fuori. Il Brescia insiste, la Roma è in difficoltà. Al 15esimo Schopp tenta di sorprendere Zotti con un bel tiro. Pallone che termina alto, anche se non di molto. Con il passare dei minuti le squadre manifestano stanchezza. Al 29esimo Corvia, subentrata Montella, fa un bel velo per Cassano che gli restituisce il pallone. Il giovane attaccante romanista colpisce male a tu per tu con Castellazzi. Al 34esimo del Nero, da poco entrato, sfugge alla difesa giallorossa. Velocissimo serve un pallone d'oro per Mannini che controlla male e permette a Zotti di uscire in presa bassa. Del Nero è ispiratissimo, ma la difesa della Roma è attenta in ogni circostanza. Al 43esimo Mancini si accentra con bravura da destra e fa partire un tiro insidioso. Castellazzi si distende e blocca con sicurezza. Il Brescia sembra avere qualche residuo di energia in più, ma nell'ultimo minuto di recupero succede l'incredibile. Sul cross dalla sinistra di Aquilani, Mareco si inventa un clamoroso fallo di mano in pieno stile palla a volo. Dondarini non può che fischiare il calcio di rigore a favore della Roma. Senza Totti, Cassano e Montella in campo e Mancini a prendersi la responsabilità di calciare e il brasiliano trasforma con freddezza, regalando 3 punti importantissimi alla squadra dei Neri. Finisce con la gioia romanista per una classifica che sorride di nuovo a 2 soli punti dalla zona Champions e con il pianto disperato di Mareco per un generoso e sfortunato Brescia che forse non meritava la sconfitta. 17 giugno 2001, 19 dicembre 2004, i due scudetti di Francesco Totti. Roma che si era svegliata stordita dai pensieri del suo capitano, macchiati, freddi sulle pagine del Messaggero, si addormenta col sorriso. Quello della speranza, quello della consapevolezza che per far restare in giallorosso l'uomo che con questa maglia ha segnato più di tutti serve una cosa soltanto, aiutarlo a vincere. Concetti antichi, corollario di una domenica che metteva la Roma di Del Neri di fronte ad un Parma con l'acqua alla gola. L'Europa tenuta non illude Pietro Carmignani, la classifica impietosa sta lì a testimoniarlo. Una Roma rimaneggiata, quella che cerca per la prima volta in stagione di Bissari 3 punti conquistati la settimana prima. Del Neri deve rinunciare al match winner di Brescia, Mancini, come a Perrotta da Kurt Tommasi, Chivu, Candelà, Pellizzoli e Zotti. Voragine in porta colmata dall'esordio in campionato da parte delle 19enne Curci, Pedigrì e Castelli. Nel Parma ritorna all'Olimpico per 2 ex, Ferronetti e Bovo. Degano confermato nel ruolo di vice Marchionni. La prima emozione all'ottavo, frutto di 3 cose bellissime. Il taglio di Totti, l'imbucata di Cassano, il riflesso, felino di Fre. Punizione dalla distanza 1 minuto più tardi, la traiettoria di Totti scavalca la barriera. Fre ci arriva con grande tranquillità, forse troppa. Bovo d'anticipo su Montella. Difesa alta e poco pressing, i vizi capitali del Parma che al terzo affondo capitola. Cassano prima sembra perdere il tempo giusto, poi fa centro, nella stessa porta e nello stesso angolo dell'ultimo gol in campionato, 3 mesi fa, a Lecce. Un problema muscolare costringe al forfè uno degli eroi di UEFA, Capitan Cardone. Al 28esimo 1 minuto di possesso palla continuato della Roma, fa da preludio al momento atteso da tutto l'Olimpico. Il raddoppio e dettaglio di fronte al gol numero 107 di Totti, in maglia giallorossa. Più di tutti, più anche di Roberto Pruzzo. Parma che protesta per un uomo a terra ignorato dagli avversari. Olimpico invece, tutto in piedi. 107 volte, solo con te, in una maglia, un messaggio d'amore eterno, come la sua città. La Roma potrebbe dilagare sul palo di Panucci un istante più tardi. Montella è protagonista in negativo per un fallo di mano che gli costa l'ammonizione e il derby della Befana.
L'amarezza del Parma diventa rabbia per la decisione di Racalbuto di annullare il gol del 2-1 di Bovo. L'assistente Puglisi prima convalida, poi alza la bandierina per una posizione irregolare di Morfeo. Decisione forse dubbia, sicuramente tardiva. Chiusura di tempo di Marca Ducale, prima Curci nega il 2-1 a Gilardino con un riflesso da veterano. Poi Bovo sull'angolo seguente si riprende il gol dell'ex, annullatogli 10 minuti prima. C'è Contini e non Bonera per un secondo tempo che la Roma chiude già al quinto minuto. Brutta palla persa da Bovo sulla tre quarti, Totti verticalizza per Cassano. Il Barese in quelle giornate in cui visualizza l'assist, anche quando il tiro sembra opzione unica, questa volta non può proprio esimersi. Anche Montella mette la sua firma sul diluvio giallorosso due minuti dopo. Sigillo numero 12 in stagione per l'Aeroplanino, che così prova a virare il pensiero del Langar del derby. Budel per Morfeo, Carmignani si copre per evitare altri guai, ma Totti ha altri programmi. Chiama palla a Cufré, l'esterno dell'argentino è secondo soltanto al tracciante che pietrifica Fre. Almanacco che si aggiorna, la storia delle gol giallorosso, ora è a pagina 108. Parma che chiude in 10 per un eccesso di severità dell'arbitro su Pisano. Un secondo cartellino giallo, forse evitabile. L'ultimo ad arrendersi è Gilardino, che deve difendere il titolo di miglior bomber del 2004, condiviso con Adriano. Finisce 5-1, Parma ora penultimo solitario, con la zona salvezza in allontanamento. Roma che chiude con 6 under 21, segno che del domani c'è certezza. L'oggi invece dice 23 punti con la zona Champions, sempre ad un passo. Scena al derby della capitale numero 121. Lazio-Roma è sfida nelle sfide, vissuta anche fuori dal campo. Settimana di dichiarazioni al veleno tra Totti e Di Canio. Esordio all'ombra del Colosseo per il neo allenatore laziale Papadopoulo. Montella squalificato, Totti, Mancini, Cassano in avanti tra i giallorossi. Da subito partita scoppiettante, Rocchi rompe in area romanista, Pelizzoli per un attimo incerto con la complicità di Dellas, poi però recupera la sfera. Al quarto d'ora il primo vero tiro della partita, potente la botta di Cesar dal limite, Pelizzoli manda in angolo con una Lazio che lentamente conquista metri. Rocchi è incontrollabile, il suo triangolo con Di Canio è da manuale, il cross del numero 9 però anziché Cesar trova la testa di Panucci che risolve tutto. Peruzzi sospende le ferie di Natale al 22esimo minuto quando è chiamato al comodo intervento sul colpo di testa di Perrotta, imbeccato dalla destra proprio da Panucci. Ennesima palla persa al centrocampo dei ragazzi di Del Neri, Cesar per poco non la mette dentro, buona la chiusura in angolo di Dellas, ma è ottima invece la botta al volo di Di Canio su assist di Liverani per il vantaggio Lazio al 29esimo minuto, 1-0 con l'attaccante biancoceleste che bissa il suo primo gol in un derby datato 15 gennaio 1989, segnato allora proprio nella stessa porta. Roma ferita, Cassano prova a scuotere i suoi poco dopo la mezz'ora, il suo tentativo viene però deviato da Gianni Chedda. Derby caldissimo con Antonio Filippini che rischia rosso, colpi proibiti, qualche parola di troppo, alla fine interviene anche il quarto uomo, Dondarini mette la calma. Scontro Cufré Di Canio, nessuna protesta, Di Canio tace e si lecca le ferite. Il primo tiro di Totti arriva solo al 42esimo minuto, sfera in offensiva che Peruzzi osserva scorrere a lato e con la punizione di Liverani, ben parata da Pelizzoli, si chiude il primo tempo con la Lazio in vantaggio. Dopo gli spogliatoi sul terreno di gioco dell'Olimpico si presenta apparentemente un'altra Roma, Corvi al posto di Ferrari con Del Neri alla ricerca del pareggio. Dopo 30 secondi Totti manovra al limite dell'area, il suo cross al centro a tagliare tutta l'area trova la testa dell'accorrente Cufré, la palla è però respinta dalla difesa. Una difesa che poco dopo si ripete sul tentativo del capitano giallorosso, la palla spiove pericolosamente a Peruzzi, salta il portiere biancoceleste, Mancini con il braccio lo anticipa. La Lazio cerca di uscire dall'assedio romanista e lo fa con la percussione sulla destra di Antonio Filippini. La sfera esce però sul fondo controllata dalla difesa giallorossa. Al 12esimo minuto è pericolosa la Roma, Angelo Peruzzi in uscita di pugno manda la palla sui piedi di Cassano, assist per Cufré che non riesce a girarsi per il tapin vincente. Dall'altra parte ancora Filippini pericoloso, fermato in qualche maniera al limite della difesa romanista, l'arbitro lascia correre. Cresce la tensione sugli spalti, da cui piove di tutto al quarto d'ora della ripresa. Un petardo esplode nelle vicinanze di Dondarini e Totti, il capitano della Roma, rimane stordito per un attimo, poi tutto riprende. Dopo 4 minuti di stop si ricomincia a giocare con la Roma in avanti, Cassano scambia con Corvia, tempestiva l'uscita di Peruzzi, ma ora è la Roma a fare la partita. E nella ripresa, oltre alla partita, la Roma fa anche gol al 23esimo minuto, cross dalla destra di Panucci, Cassano di testa, arriva da dietro ad anticipare Peruzzi che può solo toccare. Terzo gol nel derby per il talento di Barivecchia, pareggio della Roma con la difesa della Lazio colpevole. Squadra quella biancoceleste che si riprende subito però, da destra Oddo in mezzo, tocca appena Di Canio e sfera che arriva a Cesar appena dentro l'area, ha tutto il tempo il brasiliano per prendere la mira e mettere dentro il tiro del 2-1 sul quale Pelizzoli non riesce ad opporsi.
Il gol di Cesar galvanizza i biancocelesti che poco dopo la mezz'ora potrebbero addirittura portarsi sul 3-1. L'assist filtrante di Liverani per Rocchi trova però pronto Pelizzoli. Un Pelizzoli che non è invece impeccabile nell'azione del 3-1 Lazio. Geometrico l'assist di Liverani per Rocchi, errato il tempo dell'uscita da parte del portiere giallorosso, semplice come la più banale delle addizioni la rete dell'attaccante laziale. 47esimo minuto, Paolo Di Canio, standing ovation per lui al momento della sua sostituzione. Al suo posto entra l'oramai dato per partente Simone Inzaghi. Vittoria che dà ossigeno alla nuova Lazio targata a Papadopoulo. Roma colpevole di essere entrata in partita troppo tardi. Prova maiuscola per Rocchi e Liverani. Meno positiva invece la prestazione di Totti e Cassano. La Roma riparte dal fondo, di un umore calpestato dallo sciagurato derby dell'Epifania. Di un avversario sempre fanalino di coda della A, nonostante la Befana abbia portato in dote la prima vittoria stagionale. Del Neri deve rinunciare a Cufré, Aquilani e Perrotta squalificati. Sospetta influenza dell'ultimo minuto per Pelizzoli. Largo quindi a Zotti tra i pali, ad Agostino in mezzo al campo, preferito al giovane De Martino. In avanti torna il tridente con Montella, subito pericoloso al 16esimo minuto, quando punta due avversari ed incrocia sul palo più lontano. Palla sul fondo di un nulla. Ancora più clamorosa l'occasione che capita sui piedi dell'aeroplanino 4 minuti più tardi. Un rimpallo gli spalanca la porta davanti, sinistro neutralizzato con un riflesso prodigioso da Taibi. Palla in angolo, portiere contro il palo. Senza gli squalificati Bellini e Albertini. Non recupera Pazzini, Budan unica punta, ma il primo acuto è firmato Migliaccio. Panucci a suo agio nel ruolo di vice Cufré, ma i ritmi sono bassissimi. Al 35esimo un'azione di prepotenza di Totti. 40 la Roma passa, il pallone di Totti ipnotizza l'intera difesa atalantina, irrompe Montella che non sbaglia. 13esimo gol stagionale per il grande assente dell'ultimo derby. Grande assente che prima dell'intervallo avrebbe anche il pallone del raddoppio a suggellare un primo tempo, il suo, praticamente perfetto. Con gli stessi protagonisti parte la ripresa, con lo stesso protagonista si chiude la gara. 53esimo minuto, con un colpo da biliardo, Montella da posizione sospetta trasforma un innocuo piatto di Mancini nel raddoppio della Roma. Gol numero 14 per lui, aggancia ad Adriano in vetta ai bomber. Delio Rossi corre ai ripari, Innocenti difesa a 3 con l'Atalanta che si allunga però, rischiando di fronte ad una Roma che lascia costantemente 4 uomini davanti a Taibi. Adriano in vetta ai bomber. Delio Rossi corre ai ripari affiancando Lazzari a Budan. Fuori Innocenti, difesa a 3 con l'Atalanta che si allunga però, rischiando di fronte ad una Roma che lascia costantemente 4 uomini davanti a Taibi. Al 27esimo Budan legittima la platonica palma di migliore dei suoi, col corpo a corpo con Mexès, concluso con un destro sul fondo. Ci vuole invece il miglior Zotti al 28esimo per neutralizzare la percussione di Mingazzini. Atalanta che cresce e Atalanta che trova il gol a 6 minuti dal termine. Cross di Lazzari, la difesa sta a guardare, Marcolini ringrazia. Ospiti che finiscono in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Lazzari, reo di un brutto fallo su Totti. Finisce 2-1, la Roma torna in quota Champions League, aggrappata alle ali del suo aeroplanino. Derby al Bentegodi con Del Neri che ritrova il suo passato. Non c'è tempo però per gli Amarcord, complice una classifica, quella del Chievo traballante dopo 3 KO consecutivi. Senza Franceschini, Amauri e Brighi squalificati e Cossato infortunato, Beretta vara un insolito 4-4-2. L'anno esterno sinistro di centrocampo, il ruvido mensale sulle spalle, San Marco a sorpresa sulla mediana. Totti ha voglia di lasciarsi alle spalle l'episodio di Siena e c'è tutta la rabbia e l'amarezza di 3 giorni di passione nel destro che al settimo sfiora il 7 della porta di Marchegiani. Il numero 10 giallorosso protagonista anche al 14esimo, quando pesca con un tocco morbido Cassano in area. Il barese però al di là della linea scaligera. Inutile il volo plastico di Marchegiani e la ribattuta in rete di Montella. Fuorigioco che invece al 15esimo è fatale alla Roma. Sale male la difesa. Ferrari lascia in gioco Pellissier che a tu per tu con Pellizzoli non sbaglia. Terzo gol in campionato per l'attaccante Ostano, lanciato in A proprio da Del Neri. Cambia l'ordine dei fattori, Ferrari sul centro-destra, Mexès sul centro-sinistra, ma non è il risultato. Disastroso per una difesa che si fa prendere costantemente in velocità sulla destra e dimostra affanno anche nei rilanci più elementari.
La conseguenza è il raddoppio che si materializza ancora una volta sulla fascia incriminata con un tiro cross di Semioli che il solito Pellissier trasforma nell'assist vincente per Tiribocchi. Controllo e frustata del tifosissimo romanista alle spalle di Pellizzoli, sulle spalle di Del Neri. 20 minuti formato derby per la Roma che dà cenni di reazione sulla spizzata di Cassano che scavalca Marchegiani ma anche l'eventuale tapin di Montella appostato sul secondo palo. Senza le geometrie di Brighi squalificato e Zanchetta assente dell'ultima ora deve stringere i denti Baronio, ma il destro al 28esimo è la migliore garanzia sulle sue condizioni. Le ansie di Del Neri diventano angosce al 31esimo quando Mexès lascia 2 metri a Pellissier, bravo a scartare il portiere in uscita, sfortunato nella conclusione, con la palla che danza sulla linea, dando soltanto l'illusione del 3-0 al Chievo. Ci vuole il capocannoniere del campionato per riaprire una gara dominata sino a quel momento dai gridi di dolore della retroguardia giallorossa. Azione vista e rivista con Totti nelle vesti di assistman per il 15esimo gol stagionale di Montella. Roma che chiude in crescendo il primo tempo, sfiorando il pari prima con Totti e poi con Montella. In entrambi i casi però la mira è imprecisa. Emozioni finite neanche per sogno, i brividi proseguono sino all'ultimo istante del primo tempo, prima con Montella che si fa smorzare il possibile 2-2, poi grazie a Pellizzoli che con un miracolo nega a Tiribocchi il colpo del KO. E infine con Cassano, il barese che rischia l'espulsione, Morganti l'esecuzione per un duplice fischio suffragato dal regolamento, non dal buonsenso. Stessi 22 nella ripresa che si apre con un duetto da calcio a 5 che consegna a Totti una ghiotta punizione dal limite. Il capitano della Roma cerca ancora la potenza, la barriera, sventa in angolo. Pareggio rimandato di 2 minuti ma l'attesa è premiata da un gol copertina. Lob di Totti per Montella, l'aeroplanino va in volo rovesciato per l'acrobazia del 2-2. 16esimo gol in campionato, seconda doppietta consecutiva per il re dei bomber, a segno sistematicamente in tutte le gare giocate in questa prima metà di gennaio. In transagonistica la Roma prova il colpo del KO con il suo capitano, ma la terza sassata su punizione della giornata trova Marchegiani pronto in due tempi. Il pareggio è appeso a un filo sottile che entrambe le squadre sembrano in grado di rompere. Il centrocampo del Chievo soffre di fronte al migliore Aquilani della stagione e al dinamismo del brasiliano Mancini. Beretta corre ai ripari richiamando Tiribocchi per Luciano. Al 27esimo la Roma sfiora il vantaggio, Montella il tris. Totti lo pesca nel cuore della difesa clivense. La posizione di Mancini inganna l'assistente Farneti, ma non Morganti. Il tocco di Montella termina a pochi centimetri dal palo. Si rivede da Kur dopo quasi 3 mesi. L'ultimo quarto d'ora del francese al posto di De Rossi però non cambia le cose. Un sinistro insidioso di D'Agostino è entrato pochi istanti prima al posto di Aquilani e poi null'altro. Finisce 2-2 e il Chievo torna a muovere una classifica che si era fatta delicata. La Roma si confronta una volta di più sulla sua doppia identità. Una difesa da retrocessione, la verità come sempre nel mezzo di una classifica ancora amletica sui destini giallorossi. Anticipo serale, la Roma espugna il Franchi di Firenze, va in vantaggio la Fiorentina con Maresca al 20esimo, il tiro è potente ma Pellizzoli non è impeccabile nell'occasione. 2 minuti la Roma pareggia contro piede di Totti che serve Cassano che batte Lupatelli per l'1-1 e Montella segnala il gol decisivo al 22esimo della ripresa. Il numero 9 sfugge a Viali e quasi dalla linea di fondo fa passare la palla sotto le gambe di Lupatelli, per Montella il gol numero 17 in questa stagione. Roma e Messina messi a confronto sul rettangolo verde del calcio garantiscono spettacolo, emozioni e gol. Furono 7 all'andata in Sicilia con il Messina vincitore per 4-3, 5 le reti del confronto dell'Olimpico, con la Roma che si impone per 3-2 ma era sotto di 2 gol a metà gara. Il Messina si presenta dopo 7 minuti dalle parti di Zotti, preferito a sorpresa a Pellizzoli, e il portiere giallorosso risponde presente. Colpevolmente in ritardo è invece la difesa della Roma che al minuto 11 va fuori tempo. Prima Swiliev che ha il tempo di girarsi e crossare morbido verso l'area, quindi sul falcheggiante Zampagna il cui tocco in rete secco che lascia immobile Zotti e comunque di buona fattura e porta in vantaggio il Messina. La Roma è impacciata e serve una scossa di Totti per provare a svegliarla. Il capitano ci prova al 27esimo su punizione, traiettoria diretta a gonfiare la rete ma spezzata nella sua corsa dal tocco di Mexès. Chi sbaglia paga e al 32esimo il Messina va sul 2-0. Tutto merito di Parisi o tutto demerito di Zotti, sarebbe sbagliata l'una e l'altra affermazione. Certo è che il mancino Parisi conferma per l'ennesima volta di possedere in dote un sinistro fulminante ed è pur vero che nella circostanza Zotti Carlo da Roma si fa sorprendere colpevolmente fuori porta per risultanza dei messinesi tanti presenti all'Olimpico. La Roma accusa il colpo e rischia ancora grosso in 2 occasioni. Al 37esimo ci prova ancora Parisi, ma il tiro è velenoso e serve la prodezza di Zotti per evitare il peggio.
Al 43esimo quindi, dopo un'altra incertezza della macchinosa difesa giallorossa, Iliev calcia in corsa, ma è bravo ancora Zotti ad uscire a tempo. Messina 2, Roma 0 al termine del primo tempo. Il secondo inizia con due cambi nella Roma, Panucci per Aquilani e soprattutto cambio che si rivelerà determinante, Mancini per Ferrari. Il nuovo entrato maglia numero 30 scalda subito i guanti di Storari al 49esimo. Sembra una Roma diversa rispetto a quella del primo tempo. I giallorossi alzano ritmo e baricentro e al 54esimo vanno vicini al gol con Cassano che calcia alto da buona posizione. Il gol arriva comunque al 55esimo. Suona la carica Totti con una secca conclusione in corsa, ma anche senza avversari a disturbarlo. Il numero 10 della Roma sfrutta nella circostanza l'assist di Montella, che sembra in realtà più uno stop sbagliato che un appoggio sul compagno. La Roma è ormai in pieno forcing, il Messina alle corde, sull'orlo del KO che matura allo scoccare dell'ora di gioco, deliziosa l'apertura di Totti, Cassano deve solo far scorrere il pallone e coordinarsi per il tiro, che termina alle spalle di Storari per il gol del 2-2 che fa esplodere la curva sud e che carica ulteriormente i giallorossi della capitale. Quelli siciliani stanno a guardare. È un altro Messina rispetto a quello autoritario ed aggressivo della prima frazione, un Messina che al 66esimo viene salvato da Storari, che vola a togliere dalla porta la violenta conclusione di De Rossi. La Roma non si ferma, il Messina le lascia spazio per avanzare. Al 75esimo ancora la Roma sciupa con Cassano. L'estremo difensore ospite Storari entra antagonista che al minuto 83 è protagonista sugli sviluppi di un corner a favore della Roma quando stoppa il tentativo di Mancini. Roma tutta avanti alla ricerca del gol da tre punti, quello che arriva al minuto 81 lo firma l'asso nella manica di Del Neri, quello è Mancini, devastante da quando buttato in campo, segna di sinistro Mancini nel traffico, fa impazzire di gioia anche un friulano duro come Del Neri. Per la Roma sono tre punti importanti che riportano i capitolini in piena zona Champions League, per il Messina solo l'amarissimo calice di una sconfitta alla vigilia preventivabile, ma non dopo i primi 45 minuti di gioco. Soffia la tramontana sul primo Lecce senza Bogino, che è volato via a Firenze, Zeman conferma Conan, decisivo a Brescia nel tridente d'attacco con Vucinic e Pinardi, nella Roma assente Cuffré, come esterno destro gioca Ferrari, Panucci va a sinistra, arbitra Trifoloni, inizia subito da classici ritmi zemaniani, ma il vento crea parecchi problemi ai giocatori, al nono il primo tiro in porta della Roma con Dacour, ma il francese non è un tiratore scelto e si vede. Il Lecce offre i soliti spazi in difesa al 13esimo, Cassano si infila in uno di questi, arriva fino al limite ma la sua conclusione viene deviata e finisce fuori. Dopo i primi 20 minuti il ritmo cala, al 24esimo De Rossi conquista una punizione sulla bordata di Totti, siciliano ci mette una mano nonostante l'effetto. Sull'angolo doppio colpo di testa da Curpanucci, la palla termina alta sopra la traversa. Due minuti dopo grande gesto di Cassetti che va a terra in aria sull'entrata di Panucci ma si rialza e fa segno di no al pubblico che protestava. Il Lecce torna a farsi pericoloso alla mezz'ora, sul cross di Rullo Della però chiude in calcio d'angolo. Al 38esimo l'occasione più ghiotta per il Lecce, Vucinic lanciato in aria da Cassetti, vince il rimpallo con Dellas ma si fa ribattere la conclusione bassa da Zotti, poi Pinardi sbaglia la misura sulla conclusione dal limite quasi a porta vuota. Alla 41esimo Totti ci prova su punizione, tiro pericoloso ma lo specchio della porta è ancora lontano. La Roma sfiora il vantaggio allo scadere del tempo, Totti trova il varco giusto per l'inserimento a sinistra di Cassano, assist perfetto per Montella, tocco sotto ma siciliano riesce a rallentare di quel tanto il pallone da permettere a Rullo di salvare praticamente sulla linea. Il secondo tempo si apre con l'ingresso del neo arrivato Valdés per Pinardi. Alle terza azione in verticale della Roma, Montella elude il fuorigioco ma sul cross dalla destra Cassano è anticipato da Rullo. Sul corner però arriva il gol. La traiettoria velenosa di Totti trova la deviazione di testa di Giacomazzi che infila sul primo palo siciliano. Classica autorete, gol del vantaggio della Roma. Alle decimo la risposta del Lecce con la punizione di Ledesma. Zotti con la punta delle dita devia in angolo. Proteste della Roma al 12esimo, Cassano lanciato da Totti va a terra in area ma Trifoloni lascia correre. Al 18esimo dalla Bona recupera il pallone sull'ingenuità di Mancini e offre a Vucinic l'assist in verticale, Zotti è bravo a respingere. 60 secondi, ancora Vucinic impegna Zotti, questa volta da fuori area. Zeman toglie anche Conan e inserisce il quasi sconosciuto brasiliano Angelo, ennesima scoperta di Corvino. Il Lecce mette alle corde la Roma, l'ennesima azione tutta in velocità si conclude con il tiro fuori di Giacomazzi. Nel momento migliore la squadra di Zeman rimane in 10 uomini. Brutta reazione di Ledesma, il migliore forse in campo nei confronti di Totti e Trifoloni non può far altro che tirare fuori il cartellino rosso. Il Lecce nonostante l'inferiorità numerica si getta in avanti ma si offre al contropiede della Roma e quando meno te lo aspetti al 37esimo arriva il pareggio leccese. La difesa della Roma si fa trovare impreparata sullo scambio Angelo Vucinic con il serbo che batte Zotti con un bel destro raso terra che si infila all'angolino. È il gol dell'1-1, la Roma accusa il colpo e si arriva così al 90esimo senza altri sussulti con il Lecce che porta a casa un meritato pareggio, la Roma di De Neri invece deve fare mea culpa.
all'Olimpico di fronte le due squadre più in forma del momento. 21 punti sui 30 disponibili per la Roma, 17 nelle ultime 7 giornate per il Bologna, all'andata attore protagonista di una delle pagine più amare della stagione giallorossa, coincisa con l'addio di Rudi Völler. Squadra bottonata per Mazzone, 5-3-2 con 4 Mastini, Daino e Sussi sulle fasce, Zagorakis e Colucci al centro, con l'intento di togliere spazio e respiro alla manovra della Roma. Il primo brivido al settimo, Totti appoggia al limite per Dacur, destro arcuato, palla che termina sul fondo dando solo l'illusione del gol. Del Neri recupera Panucci e Cuffrema, li presta al centrocampo. Dietro c'è Scurto, preferito all'esotico Abel Savier. In totale fanno 6 difensori di ruolo in campo. Troppi per pensare di prescindere dalle invenzioni del tridente. Tridente che si accende al nono. Assist cieco di Totti per Cassano, imbucata centrale per Montella che ha la freddezza per eludere Pagliuca e il recupero di Gamberini per il 18° gol stagionale, il 130° volo in carriera. Per il trio delle meraviglie, 35° gol sui 42 realizzati in stagione dalla Roma. La febbre toglie a Mazzone l'attaccante più caldo del momento, Bellucci, 4 gol per lui nell'ultimo mese. In avanti c'è il duo ex Catania, Ferrante della Rocca, sua la prima conclusione ospite, al 15°, contrata dalla difesa. Ci prova Giunti su punizione, palla respinta e Anastase ricorda a tutti che poche centinaia di metri più in là, oggi a Roma, c'è anche il 6 Nazioni. La squadra di Del Neri ha il demerito di spegnersi dopo il vantaggio e il Bologna colpito a freddo in avvio ne approfitta. Prima timidamente, poi con maggiore convinzione, come al 23°, quando Della Rocca va vicinissimo al pari, bruciando sul tempo Zotti in uscita. Il pallonetto calibrato si arrampica oltre la traversa. Da Cure De Rossi, con due centrocampisti appena in formazione, diventa difficile fare gioco. Il francese diffidato si fa ammonire per un'entrata su Giunti che gli costerà la trasferta di Milano di settimana prossima. Del Neri allora arretra Totti, spostando Cassano in posizione più centrale. E proprio il barese al 33° è protagonista di un contatto quantomeno sospetto in aria con Daino. Lascia proseguire Dattilo, così come dall'altra parte, per uno stop dubbio in piena area giallorossa da parte di Mexès. Nell'intervallo Del Neri pensa a Perrotta, ma l'ingresso dell'ex Clivense è rimandato a metà ripresa. Giusto il tempo di vedere il primo tris del secondo tempo calato da Totti, Cassano e Montella al terzo, un'azione di prepotenza del capitano giallorosso 5 minuti più tardi e poi il boato dell'Olimpico per il raddoppio del Parma che i maxi schermi annunciano su una magia di Francesco Totti. Non è lo stesso Bologna autoritario del primo tempo, ma paradossalmente la squadra di Mazzone trova il pari proprio nel suo momento più opaco. Tiro cross di Ferrante, chiusura di Mexès tardiva, Della Rocca alle sue spalle, non sbaglia. Il pareggio sorprende e sveglia una Roma fino a quel momento eccessivamente sicura di sé. I giallorossi sotto Del Neri hanno chiuso senza prendere gol soltanto 3 gare. Logico immaginare l'1-0 condizione necessaria, ma non sufficiente. Fuori Panucci, Cuffré, Dacur, dentro Perrotta, Aquilani e Mancini, omaggiato dalla curva vicina ai problemi familiari del brasiliano. Mazzone fatica con Loviso, Binotto e Capuano, tutte mosse che preparano al forcing finale. Al 42° la girata di Totti è tanto spettacolare quanto innocua. Al 44° ci prova De Rossi con una fiondata da fuori area, deviazione di Juarez e la palla che sfila sul fondo di un soffio. De Rossi protagonista anche sull'angolo seguente, quando non riesce a deviare da 2 passi la sponda di Mexès. Ma l'emozione più intensa arriva proprio all'ultimo secondo degli appena 3 minuti di recupero concessi da Dattilo. Loviso pressato da Montella incorna nella propria rete un golden autogol. Dattilo annulla per un fallo in mischia di De Rossi, contestato dai padroni di casa. Finisce 1-1, sesto risultato utile consecutivo per la Roma, 8° per il Bologna. Ma hanno 2 sapori diversi. Dolce per la squadra di Mazzone a più 10 sulla zona calda, amaro per la Roma che perde punti preziosi sulla strada per l'Europa. L'imbattibilità dell'Inter, i nerazzurri non perdono da 36 partite ufficiali contro la vena realizzativa della Roma, sempre in gol negli ultimi 11 turni. Pillole di una sfida da Champions che infiamma San Siro. Mancini recupera Martins in extremis e ripropone Adriano dal primo minuto. Niente tridente, solo panchina per Bobo Vieri. A centrocampo esordio dal primo minuto per Kiri Gonzalez. Nella Roma, che non vince a Milano dalla stagione 94-95, Pellizzoli torna tra i pali mentre Perrotta affianca De Rossi in mezzo al campo. In difesa Ferrari torna dopo il turno di squalifica, in attacco Cassano ce la fa e con Montella e Totti, che ha dichiarato amore eterno alla Roma, compone il solito tridente. Pronti via e subito Roma vicino al gol con i 3 davanti. 1-2 Totti Cassano, il barese serve in profondità per Montella che anticipa Favalli e in scivolata conclude con il sinistro, para a terra Toldo. Partita subito vivace, Cuffré ci prova al quinto con un bolide dalla distanza che sfiora l'incrocio dei pali. L'Inter, subito aggressiva sulle fasce, risponde nel giro di un minuto, prima con un destro da fuori di Verón che trova attento Pellizzoli, poi con un colpo di testa di Adriano su cross di Chiri che non inquadra la porta.
Il vantaggio nell'azzurro arriva al 23esimo. Adriano va via a Mexès e si guadagna un calcio di punizione. Mihajlovic sente aria di derby e con il suo piede aggira una non solidissima barriera a 3 della Roma e batte Pelizzoli, partito in leggero ritardo. Per il difensore serbo il 27esimo gol in Serie A su punizione. La Roma prova a reagire dopo 3 minuti sulla punizione ribattuta dalla barriera. Totti lascia partire un sinistro al volo che chiama Toldo, la grande deviazione in calcio d'angolo. A 4 minuti dall'intervallo la Roma ha la grande occasione per riagganciare l'Inter. Panucci vede e trova Totti che di prima mette Montella solo davanti a Toldo. Solo l'intervento prodigioso di Cordoba in scivolata riesce a salvare i nerazzurri. Montella si dispera e chiede rigore, ma il colombiano prende il pallone. Il primo tempo si chiude con l'Inter in vantaggio 1-0. Due episodi del poco curiosi ad inizio ripresa. Al fischio di Trefoloni Totti cerca il gol clamoroso da metà campo, ma il tentativo fallisce. Al 53esimo Mihajlovic e Adriano fanno la conta per stabilire chi dovrà battere un calcio di punizione. Vince Adriano, ma il suo sinistro non riesce ad emulare quello dell'ex laziale che nel primo tempo ha regalato il vantaggio ai nerazzurri. Al 57esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Pellizzoli sbaglia il tempo dell'uscita. Il colpo di testa di Cambiasso viene salvato da De Rossi. Inter aggressiva, la Roma fatica. Toldo in uscita anticipa bene Cassano, pronto al colpo di testa da pochi passi. All'ora del Neri butta nella mischia Mancini al posto di Dellas. Roma schierata ora con il 4-3-3. Mihajlovic al piede caldo al 76esimo, un altro bolide su punizione. Pelizzoli scivola, ma alla fine riesce a bloccare la sfera. Al 78esimo si vede Martins finora in ombra. Il nigeriano recupera palla sulla tre quarti e calcia di prima intenzione. La palla esce di poco alla sinistra di Pellizzoli. Il portiere della Roma viene chiamato a un grande intervento pochi minuti dopo sul destro di Stankovic su assist di Adriano. La partita della Roma finisce al 90esimo con il doppio giallo a Mexès per fallo su Martins e il secondo gol di Mihajlovic su punizione. Pelizzoli questa volta immobile per Sinisa Mihajlovic, doppietta personale, 38esimo gol in Serie A complessivo, il 42esimo in carriera su calcio di punizione. Attacchi a bocca asciutta, Inter-Roma viene decisa quindi da due calci di punizione di Mihajlovic che regalano ai nerazzurri 3 punti preziosi per la Champions. La squadra di Mancini sale a quota 42, stacca la Roma ferma a 35, per i giallorossi continua la maledizione targata San Siro. Sempre vittoriosa dal 21 dicembre scorso, la Roma recupera Francesco Totti, ma prosegue nell'emergenza. Cristian Chivu è indisponibile, al suo posto Bovo. A centrocampo Taddei, preferito a Tommasi. Nel Livorno Donadoni deve fare a meno di Ruotolo, squalificato. Vargas ha risolto i problemi muscolari ed è in campo. Attacco con Lucarelli e Palladino. La Roma prende subito in mano il pallino del gioco, imponendo alla manovra una velocità d'esecuzione pregevole. All'ottavo Totti serve per rotta di tacco e la conclusione dai 20 metri va fuori. Quarto d'ora, tocca a De Rossi provare da fuori, prima ribatte Vargas col corpo, la Roma chiedeva il fallo di mano, poi il tiro del centrocampista giallorosso non impensierisce Amelia, il Livorno non riesce a superare la metà campo e la Roma insiste a premere nell'area di rigore avversaria. Al 26esimo splendida azione di Mancini che dalla sinistra lascia sul posto Galante, prova a sorprendere Amelia ma il portiere è attento e chiude in angolo. Dalla bandierina, respinta approssimativa del numero 1 toscano, il pallone resta lì e Vargas si scontra con Totti che provava a proteggere lo spazio in attesa di calciare. La Roma chiede il rigore, Messina fa proseguire. Al 30esimo però sulla tre quarti il contatto da dietro del cileno ai danni del capitano giallorosso viene sanzionato. Punizione. Bovo tocca a Totti, la rasoiata viene spizzata da De Ascentis che mette fuori causa Amelia. 12esimo gol in campionato del capitano romanista che viene festeggiato dalla squadra con la nuova moda delle pacche in testa. Il Livorno accusa il colpo, solo Amelia lo protegge quando al 35esimo sul tiro violento di Mancini riesce nel miracolo calcistico di deviare in angolo il pallone imbizzarrito dal contatto involontario di Grandoni. Al 39esimo Vargas rivendica un fallo laterale sulla tre quarti assegnato alla Roma. Inutilmente. Il pallone va a Cufré, il cross toccato proprio da Vargas lancia Taddei sul lato destro dell'area e qui Coco la combina grossa, istintivamente trattiene il brasiliano e per Messina non ci sono dubbi, rigore. Totti va sul dischetto e malgrado lo scatto puntuale di Amelia il pallone è in gol. 13esimo sigillo del capitano romanista, letteralmente scatenato nel finire del tempo. Prima viene chiuso in angolo a fatica da Galante, poi ancora su punizione con l'esterno destro cerca di sorprendere Amelia. Al rientro negli spogliatoi Lucarelli, capitano del Livorno, chiede spiegazioni ad un dirigente della questura di Roma, responsabile del settore occupato dai tifosi Amaranto.
Durante la partita ci sono state un paio di cariche della polizia col dirigente di pubblica sicurezza che rassicura Lucarelli. La situazione in curva è tornata tranquilla. Il capitano tuttavia non sembra troppo convinto delle parole del responsabile della polizia. Si ricomincia con la Roma sempre più padrona del campo. Settimo Panucci a spazio sulla destra. Sul cross basso si lancia Perrotta che in anticipo sorprende Amelia, ma il pallone sbatte sul palo e Mancini non ne approfitta. Ancora un minuto e si cambia fascia, dalla sinistra attacca Mancini, il cui tiro però non mette in crisi Amelia. E il Livorno evapora in una protesta a bocca chiusa di Cristiano Lucarelli per un presunto fallo di Bovo in area di rigore. E a proposito di facce, anche quella di Donadoni racconta bene la domenica del Livorno all'Olimpico, che si chiude amaramente al minuto 16 della ripresa. Vargas batte con sufficienza una punizione che viene intercettata da Totti. Il contropiede giallorosso è spietato, lancio per Taddei, destro che accarezza l'erba, supera Amelia e si infila nell'angolo più lontano. 3-0 è la storia del match, peraltro mai stato in equilibrio, si chiude con la Roma padrona della situazione di Toscana. In trasferta il Livorno ha raccolto 7 punti in 12 gare. Contro la Roma il bilancio finale tra andata e ritorno è di 0 gol fatti e 5 subiti. 2 a testa per Montella e Totti che risolsero il confronto del girone di andata e che timbrano anche all'Olimpico. Ai due si aggiunge Perrotta ed ecco il 3-0 col quale i giallorossi rispediscono a casa il Livorno al termine di un match caratterizzato dai lampi di Totti e dalla poca voglia di proporsi in avanti dei toscani. La gara si accende e si sblocca dopo 8 minuti. Protagonista Totti che fornisce a Montella un pallone quantomeno invitante. L'aeroplanino non si fa pregare a metterlo alle spalle di Amelia, porta a 19 la sua quota rete di capocannoniere e porta pure presto la Roma sopra di un gol. La reazione del Livorno sta tutta nel destro a lato di Igor Protti dopo una ventina di minuti. La gara non è esaltante, dal 20° si passa direttamente al secondo tempo, dove prende cappello e si muove da autentico condottiero della truppa sul campo Francesco Totti. Prova la carta del tiro da fuori Francesco Totti, ma trova la pronta risposta di Amelia al 53°. Non si ferma qui il capitano giallorosso, che innesca a minuto 70 l'azione che porta al 2-0. La firma è quella di Simone Perrotta, freddo e potente quanto basta con il destro nel mettere sotto la traversa in situazione di area affollata. Roma 2, Livorno 0 con 20 minuti ancora da giocare. Il risultato è al sicuro, ma Totti reclama il 110 e lode. Per raggiungere quota 110 gol in Serie A, tutti con la maglia della Roma, gliene manca uno, che arriva ed è pure un super gol al minuto 78. Rete però invalidata per presunto fuorigioco, probabilmente a torto. Un torto al quale però ancora lui, Totti Francesco da Porta Metronia, rimedia in breve. Fa tutto da solo e al meglio. Prima manda in bianco Melara, quindi Grandoni e infine Amelia, castigata dal violento destro in corsa del numero 10 giallorosso da fuori area. Gol da circoletto rosso che vale il 3-0 e suo 12° centro stagionale. Lucarelli Cristiano prova invece a portare a 11 il proprio bottino in campionato, ma trova Pellizzoli attento sul tentativo da calcio di punizione. Montella Vincenzo potrebbe infine toccare quota 20, minuto 88, ma non sarà così e l'errore sarà marchiano. Poco importa ai fini del risultato, già messo al sicuro da una Roma meno sbilanciata del solito e più attenta del solito in difesa. Roma con il 4-4-2 e con Cassano squalificato in tribuna. Roma forse da riproporre, ma chi starebbe fuori tra i tre tenori? Problemi di Del Neri. Il problema di Donadoni è invece sempre quello, trovare l'antidoto giusto al mal di trasferta del Livorno, problema ancora irrisolto. Atalanta-Bologna. Si affrontano due formazioni dall'umore contrastante come la reciproca classifica. Per l'Atalanta, ultima della fila con 14 punti, la vittoria obbligatoria per continuare a sperare. Delio Rossi copre il centrocampo e si affida davanti al nigeriano Makimwa. Atalanta che non batte il Bologna in casa dalla stagione 97. Bologna in serie positiva da 9 gare, l'ultima volta in Lombardia ha battuto il Milan al Meazza, ma è un Bologna che fa i conti con gli assenti Locatelli e Bellucci, ritrova nervo e schiera la coppia offensiva Ferrante-Tare. Dopo le occasioni per Lazzari e Mingazzini, al 24° il gol del vantaggio dell'Atalanta. Marcolini segna il gol dell'1-0 al termine di una bella azione corale con Marcolini che irrompe sul sinistro di Makimwa, ben servito dalla precisa apertura di Lazzari. Al 31° la prima reazione del Bologna con un sinistro di Colucci dalla distanza, esito negativo. Al 33° è Bernardini dell'Atalanta da molto distante a impegnare Pagliuca in una facile parata in piedi. Al 37° cross del solito Capuano dalla sinistra per cercare la testa di Tare, il centravanti albanese trova perfettamente il tempo dello stacco ma la sua conclusione di testa si infrange sull'incrocio dei pali. Al 42° giunti su punizione per la testa. Dopo l'estasi di 7 giorni fa il Renzo Barbera torna a far da cornice per la 600ª del Palermo in Serie A. Contro la Roma è spareggio Champions, il secondo consecutivo in trasferta per i giallorossi che Del Neri schiera con il collaudato 4-3-3.
Non c'è Capitan Totti, la fascia passa sul braccio del rientrante Cassano. In difesa Ferrari per Mexès, in porta conferma per Pellizzoli, subito in evidenza al primo su una conclusione dalla distanza di Barone. Guidolin ripresenta l'11 anti-Lecce, nel modulo e negli uomini. 4-3-2-1 ad Abete con Grosso alto sulla sinistra ed è proprio il laterale Mancino, già decisivo all'andata, a rendersi pericoloso al sesto con una punizione neutralizzata dalla barriera. In avvio è il Palermo, assieme al campo, pesantissimo a farsi notare di più. Ci prova Zauli che dopo aver guadato l'intera area cade a terra, contrastato da Dellas. Tutto regolare per il signor Rosile Rigo, fantasista rosanero. Terreno che dà una mano alla Roma al sedicesimo. Montella si vede smorzare la verticalizzazione di Cassano, quel che basta per aggiustare la mira e scaricare il sinistro. Il pallone del capocannoniere del campionato supera, guarda al bel ma termina contro la base del palo. Corini, diffidato assieme a Barone e Barzagli, ingenuamente rimedia al 17esimo, una munizione che gli costerà la trasferta di Livorno di settimana prossima. Il centrocampo del Palermo è più reattivo di quello dei giallorossi nell'interpretare le condizioni climatiche. Il gioco palla a terra non paga, meglio optare per il lancio lungo. Su uno di questi al 25esimo scivola Panucci, Toni mette in mezzo, Cuffré salva con una prodezza sulla corrente Brienza. E il duetto rosanero si ripete un minuto più tardi, ma ancora una volta la retroguardia ospite, alla meglio. Le condizioni del campo sono un assist all'agonismo che i protagonisti non si fanno scappare. Tutto parte da un contrasto al 28esimo tra Panucci e Grosso. Il romanista fa ostruzione sul rosanero che accentua una presunta gomitata. Rosetti ammonisce il primo scatenando la reazione di Cassano, da qui in poi beccato da tutto lo stadio. Un fallo con giallo annesso di Cuffré getta di nuovo benzina sul fuoco. Il capitano giallorosso è un fiume in piena. La protesta in più di un momento trascende in aperta polemica. Nella ripresa smette di piovere il gioco da ambo le parti, inevitabilmente ne trae beneficio. Toni è come sempre prezioso nel far salire i suoi, su alla torre al quarto che innesca tutto l'attacco rosanero. Brienza nelle vesti di assistman, Zauli in quelle di finalizzatore. In questo frangente la difesa riesce a far muro davanti a Pellizzoli. Al nono Mancini va via in slalom, Montella potrebbe servire per Rotta, libero sulla destra, ma lo ignora e l'azione sfuma. Sul capovolgimento di fronte si sblocca la gara. Gran merito va a Luca Toni, bravissimo a deludere un ingenuo Ferrari. Pellizzoli si oppone alla sua stoccata, non può nulla sul tapin vincente di Brienza. Lo stesso palo che nel primo tempo aveva rigettato il sinistro del suo idolo di gioventù si tramuta in un prezioso alleato per il settimo gol stagionale del 26enne di Cantù. Roma che accusa il colpo e che rischia di capitolare tre minuti più tardi, graziata dal mancino di Barone. Dopo Corini, Guidolin perde per Livorno anche l'altro pezzo del suo centrocampo. Al 17esimo entrata in ritardo ai danni di Dacour, inevitabile il giallo per Barone. Il possesso palla del Palermo narcotizza le velleità degli ospiti. Prova a dare una svegliata ai suoi del Neri inserendo un'altra punta, Corvia, al posto del francese Dacour. Ma sicuramente la mano migliore alla causa della Roma la dà Barone con il secondo giallo che costringe il Palermo all'ultimo quarto d'ora in inferiorità numerica. Morrone per Brienza, rosanero che perdono pericolosità in avanti ma riequilibrano le carte in mezzo al campo, concedendo alla Roma soltanto due occasioni, ma sono due palle gol clamorose. Al 32esimo, quando Corvia di testa non riesce a trovare lo specchio della porta con Guardalben immobile. E al 42esimo, quando Rosetti annulla al neo entrato il possibile gol dell'1-1, non per un fuorigioco che le immagini confermano esserci, ma per una veniale trattenuta di Montella ai danni di Barzagli. La parola fine sulla gara la mette Luca Toni allo scadere. Santana, protagonista assoluto 7 giorni prima con il Lecce, legittima 90 minuti da comparsa con una giocata straordinaria che regala al centravanti il 10° sigillo stagionale e al Palermo l'aggancio all'Udinese a quota 42 punti. Notte di ritorni all'Olimpico. Capello, Emerson e Zebinà contro il loro passato. Anche questa è Roma-Juve, sfida infinita, sfida che fa storia a sé. Il pubblico giallorosso che si è sentito tradito dagli addii dei tre ex li accoglie con fischi e sfottò. Del Neri e Capello scelgono due squadre a specchio. In avanti, tridente contro tridente. Da una parte Totti contro un tecnico che non ha mai amato, Cassano che al contrario lo rimpiange e per questo i tifosi lo beccano, e Montella. Dall'altra parte spazio per la prima volta in trasferta al trio del Piero, Zalageta, Ibrahimovic con Trezeguet che parte dalla panchina. Capello piazza subito Blasi nella zona di Totti per cercare di limitare il raggio d'azione del capitano giallorosso. La prima palla gol targata Roma arriva al quinto. La punizione insidiosa di Totti non viene toccata da nessuno. Buffon vede la palla all'ultimo momento e respinge. Il destro di Ferrari a botta sicura è salvato da Emerson.
Se la prima occasione è giallorossa, la prima rete però è bianconera. Minuto 11, Camoranesi mette in mezzo su punizione. Ibrahimovic colpisce di testa in completa solitudine. Pellizzoli respinge corto. Cannavaro, forse in posizione dubbia, ribatte in rete per l'1-0 Juve. Per l'ex difensore di Inter e Parma è il nono centro in Serie A. Doccia fredda per la Roma, la partita ne risente, diventa improvvisamente nervosa, poco calcio, tanti falli e allora ecco che vengono fuori dissapori mai sopiti tra vecchi compagni. Prima contatto Totti-Emerson con relativi sguardi di fuoco, poi ancora Totti, questa volta muso duro con Zebinà. Racalbuto li ammonisce entrambi. La partita vive di due fermate improvvise negli ultimi sei minuti. Alla 39esimo la Roma pareggia. Un errore in disimpegno di Blasi favorisce Totti che innesca Cassano, partito in posizione regolare. Il sinistro del Barese non perdona Buffon in uscita. È il quarto gol di Cassano in maglia giallorossa contro la Juve. Il numero 18 romanista festeggia come nel ritorno della passata stagione, spaccando la bandierina del calcio d'angolo. Racalbuto lo ammonisce. Al 41esimo un episodio che farà molto discutere. Presunto contatto Dellas Zalajeta che cade in area di rigore. Per Racalbuto è penalty. I giallorossi si scatenano prima contro l'arbitro, poi contro Pisa Creta. Reo, secondo la Roma, di non aver segnalato che il contatto è avvenuto fuori area. Dal dischetto del Piero non rischia e di potenza batte Pellizzoli per il 2-1 Juventus. Il finale di tempo diventa incandescente. Nella ripresa, che si apre con i due cartellini gialli per Blasi e Del Piero, Emerson al 51esimo cerca il gol dell'ex, ma il destro è fuori misura. La Roma cambia qualcosa a centrocampo, fuori un opaco e nervoso De Rossi, dentro Mancini. C'è più gioco in questo secondo tempo, con la Juve che va vicinissima al terzo gol al 55esimo. Dellas sbaglia l'anticipo su Ibrahimovic che serve Zalajeta largo sulla destra. L'uruguaiano va via in qualche modo a Ferrari e conclude di sinistro. Pellizzoli si salva di piede, poi Blasi da fuori sbaglia tutto. Un minuto dopo finisce la partita di Alex Del Piero, Capello si copre e fa entrare Pessotto. Al 65esimo gol annullato alla Juve per fuorigioco di Ibrahimovic che aveva insaccato su assist di Camoranesi. La partita migliora, si vede un po' di gioco, Dellas lancia Montella che va via bene a Thuram ma ritarda colpevolmente la conclusione e permette al francese di salvarsi in qualche modo. Ancora Roma, cross di Cassano dalla sinistra, Totti di testa manda sul fondo. A 11 minuti dalla fine spocca l'ora di Trezeguet che rileva Ibrahimovic. La Roma non ci sta e cerca la via del pareggio. Minuto 83, palla insidiosa di Totti al centro. Zebinà rischia grosso con un passaggio involontario verso Buffon che blocca. Finale con brividi, il bolide di Totti su punizione viene salvato da una deviazione provvidenziale della barriera bianconera. In una partita che verrà ricordata più per i falli, il nervosismo e gli episodi dubbi, la Juve batte la Roma 2-1 e aggancia il Milan in testa a quota 60 punti. I bianconeri non vincevano l'Olimpico dalla stagione 90. 9-2000, seconda sconfitta consecutiva e Champions che si allontana per la Roma. Ed è arrivato il fischio finale di Roma-Juventus, una partita vinta dai bianconeri, lo stadio ormai è deserto, una partita che sicuramente farà discutere per il suo epilogo e per quello che è accaduto in campo. Proprio per questo andiamo in sala stampa a sentire le voci dei protagonisti. Io so soltanto una cosa, mi dispiace, il primo tempo è stato un primo tempo nervoso, sono successi questi due episodi allucinanti. Dopodiché il secondo tempo abbiamo finalmente giocato a pallone e abbiamo giocato molto meglio. Questa è la verità, è una consolazione magrissima. Le immagini parlano chiaro di come la Roma ha perso, di come ha fatto gol, di come ha lottato, di come adesso solamente che la Roma esca fuori dal campo a testa alta, con dignità di squadra. Ivaldi e Pisacreta sono considerati due dei migliori guardialine in circolazione. Se sono questi, evidentemente, non lo so chi li ha definiti tali. Insomma. Ho visto anche che c'era anche il gol annullato a Ibrahimovic che era in linea, quindi... Bisogna vedere tante cose, insomma fare il guardalino non è facile. Penso che il pubblico di Roma non abbia bisogno di dimostrare a nessuno la propria civiltà, che ne pensano gli altri. Io vedo sempre un pubblico molto sereno, che fischia quando deve fischiare, che applaude quando deve applaudire. Forse l'unica cosa che devo dire è che noi nella ripresa abbiamo avuto tre occasioni che potevamo sfruttare meglio, proprio l'ultimo passaggio da mettere uno davanti alla porta, che sembrava talmente elementare che è impossibile sbagliarlo. Okay? C'è stato il famoso abbraccio con Cassano? C'è stato prima della partita. Il Milan. In Sardegna la Roma vede naufragare i sogni di Champions. Di fronte al Super Cagliari in versione casalinga, 31 punti conquistati su 37, la squadra di Del Neri crolla in modo clamoroso, accentuando la crisi. Il tecnico friulano per la prima volta mette sul tavolo la carta dell'eccentrico Xavier e si affida come sempre al tridente delle meraviglie. Dall'altra parte, nel suo tridente, Arrigoni recupera in extremis Esposito e rimanda l'Angella in panchina. Arbitra Collina di Viareggio. La terza sconfitta consecutiva giallorossa, decima in totale della stagione, si materializza già nel primo tempo, quando per 20 minuti la Roma sembra mantenere il controllo.
Prima si vede annullare giustamente un gol di De Rossi per il netto fuorigioco di Cassano, poi si rende pericolosa con la punizione di Totti al 14°. Poco dopo Cassano chiede il calcio di rigore per un intervento di Maltagliati. Il buon momento giallorosso si chiude al 17° con il tentativo di prima intenzione di De Rossi. Al minuto 23 ecco arrivare la svolta della gara. La respinta di Ferrari serve involontariamente Zola. Il tiro non trascendentale del capitano sardo evidenzia l'ennesimo errore del portiere. Pellizzoli o Zotti che sia, anche sul tiro del numero 10 l'incertezza dell'estremo romanista, in questo caso Zotti, è assolutamente evidente. La partita non è spettacolare, la Roma non reagisce e anzi consente al Cagliari di giocare come più gli piace, in contropiede. Suazo è troppo veloce per gli statici Ferrari e Dellas e al 36° Zotti, seppur in due tempi, ferma la conclusione dell'imprendibile honduregno. Dall'altra parte Cassano e Totti cercano spesso la giocata di classe, ma non sono in grande giornata e il 2-0 arriva come normale conseguenza. È il 40° quando sulla punizione di Zola, Daniele Conti, sotto lo sguardo di papà Bruno in tribuna, può servire solitario di testa Esposito, che non ha difficoltà a battere Zotti. 14° centro in campionato per l'ala cagliaritana. Prima dell'intervallo Zola deve uscire per un problema fisico, ma la ripresa si apre con il terzo gol dei sardi. Gobis la lomeggia tra i centrocampisti della Roma e serve in verticale Suazo. Destro non irresistibile che Zotti tocca soltanto. Il pallone termina in rete per l'incredibile tris sardo. La Roma è al tappeto e lo si capisce quando al 12° De Rossi si vede sventolare il rosso da collina per un brutto intervento alle spalle dello stesso Suazo. In 10 contro 11 la squadra del Neri, sempre più confuso, rischia il tracollo, ma il Cagliari non affonda. Al 18° Perrotta impegna Jezzo con una bella conclusione da fuori area, in pratica è il primo tiro nello specchio dei giallorossi. Comincia la girandola dei cambi e lentamente la gara giunge al 90°. Il Cagliari ottiene altri 3 punti al Santelì e si porta una sola lunghezza dalla Roma. I giallorossi non interrompono il trend negativo e il quarto posto da Champions diventa sempre più un miraggio. La vittoria di ieri della Juve carica il Milan. Se vogliono restare agganciati alla vetta i rossoneri, devono battere la Roma, reduce da 3 sconfitte consecutive in campionato. In un Olimpico che saluta il debutto in campionato di Bruno Conti, già battezzato dalla vittoria ai rigori in Coppa Italia. Il nuovo allenatore giallorosso cambia il 4-4-2 di Firenze, con Cassano subito in campo nel tridente. Rientrano anche Panucci e Dacur. Novità pesante anche per il Milan, che torna allo schema a 2 punte, Crespo-Thomasson con Kakà in appoggio. In difesa assente Nesta, recuperati invece Maldini e Stam. C'è il marchio del tridente giallorosso sulla prima azione da gol. La palla capita sul piede buono di Montella, ma il sinistro del capocannoniere è troppo fiacco, facile la presa di Dida. Risposta immediata del Milan sulla punizione di Pirlo. Kakà sceglie il tempo giusto per la deviazione volante, ma il 19enne Curci non si fa sorprendere. Totti, abbonato ai gol su punizione al Milan, prova ad allungare la serie con una parabola a girare, ma stavolta il tiro è fuori bersaglio. La Roma è in partita, ma rischia di pagare cara la prima disattenzione difensiva al 28°. Thomasson si trova libero al limite dell'area, ma sbaglia goffamente lo stop e l'occasione è solo potenziale. La sfida è intensa, ma lo spettacolo non decolla. Qui Kakà prova la botta da distanza siderale, ne viene fuori un passaggio a Curci. La Roma dal canto suo prova le solite soluzioni con palla a terra. Cassano, su assist di Totti, è costretto ad un controllo di tacco decisamente complicato. Poi Rosso, sempre su punizione, cambia il menù. Stavolta raso terra. Per un attimo Dida è sorpreso, ma comunque blocca. Dopo i fattacci di Roma-Juve è bello sottolineare il fair play in campo, con i mastini Cufré e Gattuso che si scambiano carezze. E il primo tempo, davvero avaro di brividi, si conclude su uno 0-0 che premia l'attenzione delle difese, ma mortifica 2 attacchi da 93 gol complessivi. Ma la ripresa comincia subito con un'occasione colossale per il Milan. Seedorf lancia Crespo, che vince l'1-1 con Chivu e si ritrova solo davanti a Curci. Bravo e fortunato nel chiudere la strada all'avversario e rivediamo l'intervento da portiere di pallamano del numero 1 giallorosso con la respinta di piede. Una bruttissima entrata a piedi uniti di Cafu su Cufré costringe il difensore argentino a lasciare il campo con un buco nella tibia. Al suo posto l'eroe di Coppa Italia Scurto. Il Milan sembra più battagliero rispetto al primo tempo. Gattuso azzarda la conclusione da fuori. Alto di poco il suo destro. Ancora rossoneri in avanti. Stavolta con Crespo, che però non dà potenza al suo tiro dal limite e Curci si limita a raccogliere il pallone. Ma la Roma replica a tono al quarto d'ora con un'azione a percussione. Prima Montella, lanciato da Cassano, viene anticipato in extremis da Calazze
al momento del tiro. Si avventa sul pallone Totti, che impegna Dida da distanza ravvicinata. Thomasson chiede il rigore a Paparesta per questo intervento di Ferrari, che appare comunque regolare. Bruno Conti passa al 4-4-2 togliendo Montella e inserendo Mancini, e un minuto dopo il Milan passa in vantaggio approfittando dell'assestamento giallorosso. Calazza infatti è libero di crossare. Crespo si esibisce nello stesso colpo di testa sul secondo palo con cui ha castigato il Manchester. Panucci non riesce ad arginare lo stacco dell'argentino. Curci è in controtempo e per Crespo è il nono gol in campionato. Il Milan adesso rischia di straripare del merito del giovanissimo portiere romanista se Calazze non trova il raddoppio immediato con una botta a fil di palo. Bravissimo Curci, reattivo sul tiro del georgiano. La Roma accusa il colpo e si trova il Milan stabilmente nella propria area. Qui è Kakà a sfiorare lo 0-2 con una spaccata a chiudere un doppio triangolo con lo scatenato Calazze. Ma il raddoppio rossonero è solo rinviato. L'azione parte ancora da Calazze, ignorato da Aquilani. Cross di Seedorf e sul colpo di testa di Crespo Panucci ci mette un braccio. Rigore ed espulsione, sono inutili le proteste del romanista. Sul dischetto va Pirlo, che dopo due rigori sbagliati stavolta fa centro. 2-0 per i campioni d'Italia e partita virtualmente chiusa, con la Roma in 10 negli ultimi 20 minuti. Il Milan chiude con Inzaghi, che entra al posto di Crespo. Il raptus agonistico rossonero si attenua nel finale, ma c'è ancora lavoro per Curci, che deve bloccare in due tempi un cross velenoso di Kakà. Finisce con Totti espulso per questo fallo di reazione su Ambrosini e con la quarta sconfitta consecutiva in campionato per la Roma, ormai a 10 punti dalla zona Champions League. Il Milan invece resta incollato alla Juve, centrando l'undicesima vittoria esterna del suo campionato. Junior tra qualche lustro segua le orme di papà Francesco, Bruno Conti si coccola con la passione del buon padre di famiglia e i suoi babies, capaci di regalargli il primo punto da allenatore della Roma proprio quando tutto lasciava presagire la quinta sconfitta consecutiva in campionato. Certo, in gol ci sono andati i grandi, Chivu a digiuno da un anno e più, Montella, capocannoniere a quota 20 dopo due mesi all'asciutto, e Mancini, abile nello sfruttare un'invenzione di Cassano. Ma il pareggio 3-3 che frena la corsa europea dell'Udinese profuma di primavera, intesa come squadra, con tre debutti in Serie A, Marzili, Virga e Briotti, un record pensando che siamo a fine stagione, e con l'entusiasmo di diciottenni o poco più già col piglio dei campioncini, come il portiere Curci, tanto per non far nomi. Se la vede brutta l'Udinese di Spalletti, presa di petto dalla Roma appena svezzata in fatto di pallone. La punizione al 14° di Chivu non è un fuoco di paglia, perché Curci para bene su Di Natale e perché sull'asse Cassano Mancini Montella al minuto 22 viene confezionato uno splendido raddoppio. Certo, il giovane Marzili a centrocampo è un pesce fuor d'acqua e la reazione dei friulani fa leva sulle pecche di questa bella ma sbilenca squadra capitolina. La punizione al 27° di Pizarro viene gestita a Maluccio da Ferrari e per Di Natale è un gioco da ragazzi realizzare il tap-in, anche se Iaquinta è in fuorigioco non segnalato da Bertini. La Roma prova a resistere e Curci, prima su Montari e poi su Di Michele, dimostra alla mezz'ora che non è peccato pensare a lui come al titolare per la prossima stagione. Ma si sa, la giovane età è bella e ingenua, e così al 33° sull'affondo, uno dei rari per la verità di Jan Kulowski, Iaquinta e Chivu giocano a non prendere il pallone e Pinzi, d'esterno indisturbato, rimette la gara sui binari della logica. Conti, che sa di calcio, capisce l'errore Marzili, sposta Aquilani al centro e inserisce Virga, altro diciottenne al debutto, che rischia al 37° di bagnare il suo ingresso in campo con un gol negato solo da quel gatto di De Santis, pronto a replicare la respinta di piede sul precedente tentativo di Cassano. Insomma, la Roma non molla, non si spaventa, non arretra, anzi al 43° Cassano sfodera uno dei suoi colpi, assist perfetto per Mancini e destro implacabile per il brasiliano. Roma di nuovo in avanti e Udinese in castigo. Spalletti nella ripresa corre ai ripari, toglie lo spento Sensini, sposta Felipe centrale e mette Kroldrup sulla fascia, un'altra difesa. Inizia l'assalto a Curci, che risponde subito bene al colpo di testa al sesto di Bertotto. L'attacco dei friulani però è sterile fino alla mezz'ora, quando Pizarro, strepitoso il suo secondo tempo, pesca Di Michele sul filo del fuorigioco per un gol bellissimo sul quale anche il giovane Curci deve arrendersi. Ci sarebbero ancora una ventina di minuti per la vittoria udinese, ma sull'assist di Zenoni Iaquinta certifica la sua prova da cancellare, mentre la rovesciata di Di Michele non c'entra lo specchio della porta.
Così, dopo molti nervosismi, compreso un pugno di Cufrea di Michele a gioco fermo non visto da Bertini di spalle, finale con abbracci per celebrare una bella sfida, con l'Udinese certamente stupita da una Roma Under 21, più degna di quella che non vince dal 20 febbraio scorso. Penso che la Regina ha giocato una grande partita, anche sotto di un gol ha rovesciato il risultato contro una Roma bella nel primo tempo ma troppa accademia, si sa che l'accademia non paga, la squadra è risultata poco concreta e poi in questa Roma quando non funziona il tridente sono davvero dolorosi. Poi la squadra di Bruno Conti è crollata inspiegabilmente nella ripresa, la Regina sarà sempre bene con la testa in partita, proprio con la voglia di voler trovare quel passo in classifica che la porti sempre più vicino alla salvezza e ha colto un significativo e importantissimo successo interamente meritato. Il montaggio di Oreste Franceschi ci porta all'Olimpico, Bruno Conti ancora per lui nessuna vittoria in campionato sulla panchina della Roma contro la Regina, comunque rilancia il tridente Cassano Totti Montella, 39 volte in gol su 50 reti giallorosse. Regina ha una sola punta, Bonazzoli, nella Roma squalificato Cufré, rientra Mexès con Kivu in difesa. Amaranto in evidente crisi di risultati, 6 sconfitte nelle ultime 7 gare, ma mai in discussione la panchina di Mazzarri. Arbitra Rizzoli. La prima azione al settimo, prova dalla distanza a Kivu sul corridoio Montella, poi De Rossi blocca Soviero. Risponde la Roma al 16esimo. Cassano, Totti, poi il destro di Mancini, ma centrale. Poteva calciare sicuramente meglio Mancini. Si scuote la Regina e fa male, Bonazzoli, poi aggredisce la fascia Colucci, il cross è morbido, comunque conquista l'angolo, in area anche i difensori Amaranto, De Rosa colpisce e Curci dà applausi, alza sopra la traversa. Al 20esimo ancora una combinazione, Bonazzoli, Colucci e Curci merita la fiducia di Conti e la conferma come titolare a 20 anni. Regina Bonavvio, Roma leziosa, distratta, poi sul tappeto dell'Olimpico, guardate, anche Vincenzo D'Amico entra il manuale del calcio, gli autori Totti e Cassano, il capitolo, i virtuosi del pallone, tutto bellissimo, però il gol non arriva. Ed è comunque un'azione che libera successivamente il vantaggio della Roma al 23esimo con un sinistro da fuori di Kivu che beffa Soviero nella circostanza non impeccabile, per Kivu secondo gol consecutivo dopo Udine. Nella ripresa, tanto rivediamo ancora il bel gol, nella ripresa Roma ancora lenta in avvio, al sesto gran botta di sinistro di Tedesco e ancora una splendida risposta di Curci su una palla davvero carica di effetto. Regina che aggredisce, trova l'area, fuori di poco il colpo di testa di De Rosa. Bella partita, Mazzarri poi inserisce la seconda punta, Borriello al posto di Mesto, ma è Bonazzoli a mancare il pareggio merito di Montella appostato sulla linea di porta. Roma che soffre. Qui scarica tutta la rabbia il capitano, la legnata di Totti è fuori. Ma dall'altra parte c'è la Regina, risponde subito Tedesco e sono ancora brividi per la porta di Curci. E non finisce qui. 27esimo, ancora protagonista Tedesco, tra i migliori, il cross, girata di Bonazzoli, Curci non trattiene, entra Borriello, la palla è lì e Franceschini mette dentro, pareggio della Regina, detto appunto al 27esimo. Ma qualche dubbio e qualcosa anche di più sull'entrata di Borriello con la gamba tesa su Curci, proteso a terra, materia per la moviola. Roma vicina al vantaggio poi su questa mischia furibonda, palo di Cassano, poi alza Montella, ma azione viziata da un fallo netto di mano di Panucci, ci sono le proteste, vedete Bonazzoli e Soviero. Al 37esimo Regina alza a campanile Balestri, il controllo di Bonazzoli, poi il diagonale che supera Curci. Supera a dire la verità anche il difensore Ferrari e poi la palla in rete, Bonazzoli match winner contro la Roma anche nell'andata, 7° gol per Bonazzoli in campionato. Roma a terra, nel recupero c'è solo questa punizione di Totti che sfiora l'incrocio su punizione, poi null'altro all'Olimpico, con merito la Regina vince e supera la Roma per 2-1, è tutto. Grazie. La Roma crolla, ora è solo 5 punti sopra la zona retrocessione. È anche sfortunata la squadra di Bruno Conti perché qui Panucci colpisce il palo. Poco dopo fa lo stesso Cristian Chivo con una gran botta ad esterno sinistro. Il romeno colpisce la traversa, si rimane 0-0. La Roma crolla però nella ripresa quando subisce il gol di Massimo Maccarone in contropiede. Bravissimo Alberto, serve il gol a Maccarone per l'1-0. Poi la Roma perde anche Totti per espulsione, praticamente in fotocopia. Assist da destra, Enrico Chiesa col sinistro fulmina Curci, per la Roma un punto nelle ultime 7 partite.
buona sorte si fonde alla concretezza. Sampdoria abile nell'applicare il concetto e a conquistare un successo che avvicina la prossima Champions League e per una volta può perfino ipotizzare l'aggancio all'Inter. Roma avvolta da un sortilegio, settima sconfitta in 8 gare. Metabolizzata l'assenza di Totti, la squadra di Conti può recriminare i suoi errori ma anche sfortuna. Nel primo tempo Flacchi affida palla a Tonetto, Maxès scivola, Curci è battuto per il vantaggio ligure. Ripresa intrisa da adrenalina pura, Mancini sorprende Antonioli ma il palo lo beffa. Sampdoria che si ritrova a gestirsi in spazi ampi. Kutuzov esalta i riflessi di Curci ma anche Flacchi fa capire quale sarà il futuro del giovane portiere. Alla mezz'ora 2 episodi decisivi. Antonioli si oppone a Mancini, l'incrocio dei pali invece a De Rossi. Trascorre pochissimo e Paparesta decide che Cuffré compie fallo su Doni, rigore che Flacchi trasforma per il 2-0. È troppo per la Roma, ma poco invece il tempo che manca alla fine. Nel recupero contatto Sacchetti Cassano e altro rigore. Montella imita Flacchi e non sbaglia. Il 2-1 non cambierà più perché Antonioli protegge se stesso la Samp proprio all'ultimo istante. Ci sono tanti modi di pareggiare. Quello del Brescia, per esempio, dolce come una vittoria. Sotto 2 volte recupera e sventa con Castellazzi la minaccia del terzo vantaggio avversario. E poi quello della Roma, che segna dopo 40 secondi, mette di nuovo la testa avanti alla mezz'ora della ripresa e regala il pari a Caracciolo, sprecando infine il rigore della prima vittoria targata Bruno Conti. Morale, questo punticino è amaro, quasi fosse una sconfitta. Dunque, il Brescia continua a lottare per salvarsi, la Roma continua a tribolare e soffrire con 2 punti in 9 gare, con un digiuno al successo che dura ormai da 2 mesi e mezzo. Digiuno che dopo soli 40 secondi sembrava interrompersi. Il tiro di Dacur non trattenuto da Castellazzi permette a Perrotta di mettere subito la gara sui binari giusti. Tombolini non sanziona un fallo di Mareco da ultimo uomo su Cassano, che poi qualche minuto dopo spreca dopo l'errore del difensore bresciano. La squadra di Cavasin fa fatica a riprendersi, la Roma vivacchia senza strafare e alla mezz'ora allunga il credito con la sorte. Mancini tiene in campo un pallone forse uscito sulla destra, offre a Montella che sempre di destro calcia distinto. Martinez oppone il corpo e la palla va sul palo. Al 39esimo Consolo, collaboratore di Tombolini, ferma ingiustamente Caracciolo, il fuorigioco non c'era. Ripresa, appena il tempo di capire che al posto di Kivu infortunato c'è Maxès e Von Lanten per Sculli, che Bome su punizione pareggia approfittando del primo errore di Curci in queste settimane. La Roma reagisce, il sinistro di Montella è pregevole ma Castellazzi c'è. Sempre Montella al 13esimo va in gol su una punizione dalla destra, ma stavolta Consolo vede bene l'offside. 21esimo, Mancini crossa dalla destra, Montella fa da sponda per De Rossi che calcia a botta sicura, ma è bravissimo Castellazzi a chiudere lo spazio. Al 30esimo però, sulla splendida rovesciata di Rossi, il portiere del Brescia non può far niente e l'amarezza per l'ammunizione al centrocampista giallorosso, che festeggia a torso nudo sotto la Sud, diffidato salterà Parma, sembra un giusto prezzo per il primo successo romanista dopo 70 giorni, ma trascorrono 3 minuti, Von Lanten corre sulla destra, il suo cross è tutto per Ferrari, ma il controllo di petto del difensore giallorosso vale un autogol, perché Caracciolo ringrazia sentitamente e fa 2-2. Ci sarebbe ancora gloria per la Roma quando al 36esimo Tombolini vede un rigore, lo vede solo lui, di Castellazzi su Cassano. 3 minuti di proteste, ammonizioni, pandemonio in campo e Cavasin espulso. Rigore di Montella, sinistro alla mozzarella e la gara che finisce qui. Un pareggio vittoria per il Brescia che non si arrende mai, un pareggio sconfitta per una Roma che a Parma contro Gilardino, senza Totti e De Rossi, gioca un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Per il Parma tra la sfida salvezza e il verdetto UEFA, proprio di qualche istante fa è arrivata la notizia da Ginevra, non è andata bene al Parma, è stato respinto il ricorso fatto dalla società emiliana dopo i fatti di Mosca, quando un petardo aveva colpito Bucci a Mosca contro il CSKA, quindi dunque sarà il CSKA ad andare in finale a Lisbona, anche se c'è ancora una possibilità per un altro appello, un altro ricorso. Entriamo invece sulla partita, la sfida salvezza è stata ben vinta dal Parma dopo un primo tempo anonimo dove la Roma ha avuto a disposizione il campo però non è riuscita a fare propria la partita, poi è crollata nella ripresa dove invece il Parma è tornato in campo con un altro carattere e ha vinto bene l'incontro. Le immagini, nella Roma sono squalificati Totti e De Rossi, dirige l'incontro Trefoloni, Roma in avanti al limite dell'area
perde il contrasto Simplicio, Cassano ha spazio per concludere, diagonale che infila a Frey nell'angolo, Roma in vantaggio dopo 4 minuti, ottavo gol di Cassano in campionato con dedica al capitano Totti squalificato. La prima offensiva del Parma al decimo, Contini cerca Gilardino, guardate colpo di tacco al volo bresciano, non trova la porta. Parma poi che reclama un rigore, l'episodio tra Chivu e Gilardino, sentiremo Longhi. Ammonito poi Simplicio, era diffidato e Roma ancora insidiosa con Cassano e Mancini, Frey alza in angolo. Alla mezz'ora, punizione di Panucci, Perrotta è sulla traiettoria ma mette fuori. Grande occasione Roma poi al 39esimo, Mancini spostato a sinistra, punta Pisanu, poi serve Cassano, numero del Barese su Cardone, ma la pennellata finale è fuori. Finisce il primo tempo, 2 minuti di recupero e ci sono proteste del Parma che reclama per un'entrata di Chivu su Cardone, ma l'intervento da dietro del difensore giallorosso sembra sulla palla. Nel secondo tempo nel Parma Vignaroli al posto di Bonera, Emiliani con la difesa a 3 e dopo un minuto punizione di Morfeo, di testa occasione per Gilardino, blocca bene Curci. Poi ancora Morfeo a conquistare un'importante punizione dal limite, il fallo è di Ferrari. Sinistro di Morfeo, palla dentro la barriera e pareggio del Parma al 18esimo contro una Roma irriconoscibile nella ripresa. Per Morfeo gol numero 7 in campionato. Poi nel Parma, ammonito Vignaroli, era diffidato e cartellino giallo poco dopo anche a Morfeo che tira la maglia da Cur e poi reagisce da Cur ma non c'è sanzione. Poca Roma, solo Cassano ci mette volontà e classe, qui assist per Mancini che non riesce a chiudere. Alla mezz'ora nella Roma fa l'esordio in Greco, entra al posto di Dacour e siamo al 32esimo. Morfeo di testa rifinisce su Gilardino, esce Curci, va giù Gilardino ed è calcio di rigore per il Parma, rigore netto come possiamo rivedere. Altissima la tensione al Tardini ma perfetta l'esecuzione di Gilardino che porta in vantaggio il Parma al 32esimo del secondo tempo. Girardino a quota 22 nella classifica, Cannonieri vince il duello con Montella, poi c'è l'abbraccio a fine gara tra Gilardino e Cassano. La festa del Parma è tutto dal Tardini, Parma 2, Roma 1, linea Paolo Ferrari. Grazie a Federico Cagli, la partita, il gioco in campo ma anche gli incidenti, prima appunto dell'incontro. Ci dice tutto Stefano Mattei. Esatto, era stato definito il derby della paura. In effetti in campo le due squadre hanno avuto paura di giocarsela questa partita. Primo tempo deludente, secondo tempo in pratica inesistente dal punto di vista delle emozioni. Il pubblico ha giustamente fischiato i 22 protagonisti in campo perché lo spettacolo in pratica non c'è stato e i due portieri, soprattutto nella ripresa, in pratica hanno osservato e basta. E dire che alla vigilia sembrava un derby vero, con tanto di corollario gratuito per incidenti tra tifoserie e forze dell'ordine. La scintilla intorno alle ore 13, uno scoppio fortissimo, la gente che scappa, le cariche della polizia, alcune macchine incendiate, il lancio di lacrimogeni. Scontri che stiamo vedendo in un clima di tolleranza zero. Che cosa deciderà martedì il giudice sportivo? La partita comunque inizia regolarmente, senza alcun intervento, come invece era stato sbandierato nei giorni precedenti. E con il montaggio di Alessandro Aprea entriamo allora allo Stadio Olimpico. Nella Roma Conti, senza lo squalificato Totti, recupera Panucci e Dacour. In dubbio fino all'ultimo, Papadopoulo, al posto di Cesar, volato in Brasile per la morte del padre, inserisce da bocce centrale, Emanuele Filippini scivola sulla fascia sinistra. Grande spettacolo sugli spalti, con le due curve che si colorano di bianco e celeste, giallo e rosso. Dopo appena 20 secondi l'unica azione importante del match, Montella per Mancini, fuori gioco che non scatta, il brasiliano si presenta solo davanti a Peruzzi, cerca il secondo palo, trova soltanto un calcio d'angolo per lo straordinario intervento del portiere come si può vedere da questo replay. Il ritmo è blando, Dacour ci prova da lontano e la palla termina alta. Al 21esimo Panucci entra così su Emanuele Filippini, Collina lo ammonisce, diffidato, salterà la trasferta di domenica a Bergamo contro l'Atalanta. Lancio di Liberani per Rocchi che frana su Curci come Chivu. Il giocatore rumeno ha la peggio ed è costretto a lasciare il campo, molto sfortunato. Al suo posto entra Ferrari. Il primo tempo si chiude con un altro cartellino giallo pesante per la Roma. Anche Dacour era diffidato e non potrà giocare a Bergamo. Nella ripresa succede ancora meno, quasi niente, tanto per far capire il ritmo della gara. Questo tiro si fa per dire di Filippini, poi un inserimento di Cufré, il colpo di testa termina alto e un calcio d'angolo battuto dal nuovo entrato, il giovane Virga, così. Il pubblico non gradisce, contesta le due squadre e dal triplice fischio di Collina manifesta in questo modo il proprio disappunto.
Roma-Lazio quindi finisce 0-0, un brutto pareggio per i giocatori che preferiscono tornare subito negli spogliatoi senza andare sotto le due curve, e solo Di Canio lo fa ma in tono molto diverso, e a questo punto la linea può tornare a Paola Ferrari. Grazie a Stefano. Di motivi per festeggiare quest'anno la Roma ne ha avuti pochi, e mai e poi mai ad inizio stagione avrebbe immaginato che baci e abbracci sarebbero stati per una salvezza conquistata con un turno di anticipo. La prima vittoria in campionato della gestione Conti per togliere la Roma dai guai e ricacciare in B una splendida Atalanta. Splendida per la media UEFA tenuta nel girone di ritorno e la forza mentale con la quale ha sfiorato la clamorosa rimonta in classifica. Atalanta che anche con i giallorossi avrebbe meritato qualcosa in più, nonostante un punto sarebbe servito a poco. Occasioni nel primo tempo per Budan, Mingazzini, Marcolini, Machingua soprattutto. Roma con i Cerotti a sperare in un'invenzione di Cassano che arriva in avvio di ripresa. Bravo Cassano a sfruttare l'apertura di Mancini. Un piacere però vedere una squadra che cerca sempre e comunque di giocare, l'Atalanta, cioè vicino al gol con Machingua e ancora con Bernardini e Lazzari. Non hanno fatto la comprimare insomma i nerazzurri, ma la festa è stata tutta per la truppa di Bruno Conti. Ha scacciato le paure e ora come ora di questo la Roma deve accontentarsi. Finisce con i giocatori del Chievo a festeggiare sotto la curva dei propri tifosi la salvezza meritata conquistata all'Olimpico, e quelli della Roma a fare il giro di campo, ma la loro stagione non è finita perché c'è la doppia finale di Coppa Italia contro l'Inter ancora da giocare. Per questo Conti rinuncia a diversi titolari, Mexès, Mancini, Cassano, Kivu, Dakur, oltre allo squalificato Ferrari, ma ritrova dopo le 5 giornate di stop Capitan Totti, buona la sua prestazione. È stata partita vera soprattutto nel primo tempo, con Amauri e Corbia, le punte più offensive delle due squadre, a sprecare troppo in attacco. Nella ripresa un violento temporale e le notizie provenienti dagli altri campi hanno condizionato la gara, con un lampo di Montella a metà del secondo tempo. La girata dell'aeroplanino giallorosso tocca il palo con Marchegiani ormai battuto. E così il Chievo resta in Serie A, la Roma invece può dare un senso alla sua stagione vincendo la Coppa Italia contro l'Inter.